Allora, perfetto, possiamo eventualmente riaccendere le luci se bisogna! E forse a bastare a questo punto, sfumare. L'audio. Allora, buongiorno, buongiorno, siamo felicissimi di essere qua con voi. Siamo felicissimi che siate moltissimi e questo come dire ci riempie di gioia. Abbiamo due ore di fronte a noi, spero ne siete consci, <ride> e, 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 e abbiamo due ore e noi cercheremo di riempirle nel modo più interessante, approfondito, gradevole possibile. Come abbiamo pensato di riempirla? Allora, anzitutto io sono Fabio Geda, lui è Raffaele Riba, abbiamo Filippo Losito eh, e il nostro compito stamattina è parlare di esordi, parlare di scrittura ovviamente, parlare di mercato editoriale, parlare di esordi, parlare di letteratura, poi insomma di tutto questo, no? che tutto, tutto questo mondo che gira attorno alla narrazione, attorno alle storie, attorno alle parole. Come abbiamo pensato di farlo? Abbiamo pensato di farlo in questo modo. Anzitutto, visto, ehm, visto che è un materiale molto poco, come dire, scientifico, ma estremamente... Uh, empirico, uh, allora volevamo partire con tre, con tre case histories, che sono le nostre. Volevamo raccontarvi come noi abbiamo esordito, eh? come siamo arrivati a pubblicare il nostro primo romanzo. Mi sembra già come dire, interessante per voi. Abbiamo tre storie molto diverse, età diverse. E io, come dire, il mio esordio di Sari ormai a sette anni fa. Eh, quello invece di Filippo e Raffaele è giusto di, di quest'anno eh, e il mercato tra l'altro in questi anni è cambiato è cambiato moltissimo molto rapidamente anche come le case editrici si relazionano con gli esordienti insomma il modo con cui loro si eh, relazionano con, con gli esordienti è molto cambiato quindi vi racconteremo in circa 20 minuti a testa mh, il nostro esordio poi ci siamo divisi, come dire, altri piccoli ambiti da esplorare in circa dieci minuti a testa, che sono eh, nel mio caso, un po' come si compone il mercato editoriale. Nel caso di Raffaele, eh, lui vi racconterà delle robe attorno ai premi letterari, alle riviste, ok? Insomma a questi argomenti qua. E invece Filippo entrerà un po' più nel merito delle scuole di scrittura. Eh, e ovviamente soprattutto della scuola Holden che lui ha frequentato da masterista. Ora, quindi, andiamo a incominciare. Comincio io. Ah, scusatemi, certamente, bravissimo Raffaele, l'ultima mezz'ora, perché se, cioè, se avete fatto i conti siamo arrivati a un'ora e mezza a questo punto, e, 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 l'ultima mezz'ora ovviamente è, è dedicata alle vostre domande, quindi da qui alla prossima ora e mezza voi, come dire... Segnatevi tutti i dubbi che, che vi vengono. Noi probabilmente ci dimenticheremo un, un miliardo e mezzo di cose, eh, saremo evanescenti su un altro miliardo e mezzo. Quindi, alla fine, tutte le robe che noi non vi abbiamo detto, le curiosità che ancora avete, siamo qua. Sbranateci, vuol dire chiedeteci qualunque cosa, le cose più imbarazzanti. Noi vi risponderemo. E, giusto? Basta. Yes. Perfetto. E allora, detto questo, vado a cominciare io, vado a cominciare con un discorso molto molto semplice e che poi arriva, come dire, a me. E qua però guardo l'ora perché ho 20 minuti e non voglio sgarrare, sono le 10.10. 10. Eh, cosa? No, 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 assolutamente, non bisogna essere no, perché se, se no poi abbiamo poco tempo per, per le domande della parte forse più, no, io più gustosa. Il tempo. <ride> Allora, eh, allora, voi sapete che si dice no, che in Italia tutti scrivono e nessuno legge. È una cosa che si sente dire tantissimo, questa, no? Che tutti quanti hanno, hanno un romanzo nel cassetto. Che tutti quanti. Ora, che siamo un, pa un paese di poeti e romanzieri, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, in realtà tutto questo è falso, Poi, falso, falso, statisticamente falso. L'eurobarometro. Una ricerca condotta dall'Eurobarometro alla fine del 2013 ha dimostrato che questa è la classica leggenda metropolitana, sono quelle cose che noi ci raccontiamo in qualche modo per non lo so, per giustificarci, no? forse per farci più belli di quelli che siamo. In realtà, la media di chi scrive in Italia è meno della metà della media eu eu europea. Meno della metà. Eh? Quindi, negli altri paesi europei, la gente scrive molto di più. Molto di più. Eh? Quindi la vera verità è che noi siamo un, non siamo un paese di scrittori, così come non siamo un paese di lettori. Mm. Sapete perfettamente che anche le, nella, come dire, nella classifica dei lettori siamo come dire, molto, molto, molto in basso. Mm? Circa, Circa 25 milioni di persone hanno detto di aver letto almeno un libro l'anno scorso, una cosa del genere, noi siamo 60 milioni, quindi insomma. Mm? quindi abbiamo circa cosa abbiamo, 35 milioni di persone che non hanno letto neanche un libro, che non hanno comprato neanche un libro, eh? è impressionante, impressionante, ora detto questo, eh, quindi non siamo un paese di scrittori, piuttosto pare che siamo un paese di gente che vuole pubblicare, e questo però è, è, è molto diverso, nel senso che, quando si parla di scrittura negli altri paesi, non, non si parla di gente che vuole pubblicare, si parla di gente che banalmente pratica questa cosa meravigliosa che è scrivere. Esattamente come c'è chi va a, a, non so, a fare i corsi di cucina no? e si diverte a cucinare, ma non per questo vuole aprire un ristorante. Come c'è chi va a fare i corsi di pittura, ma non per questo vuole... Davvero diventare un pittore ed esporre nei grandi musei, così come chiama la musica, voglio dire, io sono la chitarra, ma voglio dire, cioè, mi piace suonarla a casa mia di sera, mi, mi, mi piglio il canzoniere, mi faccio due di André dannata così a bassa voce perché poi sono anche suonato, e, 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 ma non, cioè, non voglio mica fare il cantante rock, no? voglio dire, perché suono la chitarra. Invece pare per qualche strano motivo alchemico, non lo so bene, che chiunque scrive si sente poi autorizzato a pensare che in fondo lui merita di essere pubblicato. No? Quindi il vero problema è che siamo un paese di persone poco umili, secondo me, anzitutto. Quindi un problema è l'umiltà e un altro problema è la notorietà, cioè la ricerca della fama. No? Ora, sgombrando il campo da tutta questa roba qui, okay? quindi arrivando al, al gesto puro, alla scrittura, mh? il nostro... Il nostro discorso stamattina sarà un grande invito alla scrittura. Scrivere è meraviglioso, le parole ci liberano, le parole ci permettono di impadronirci della realtà, del mondo che ci circonda. Il mondo esiste perché noi lo nominiamo e quindi la quantità di parole, la nostra capacità di creare pensiero crea il mondo attorno a noi. Quindi tutto questo è fondamentale. Ora, senza nulla togliere al fatto che poi magari uno scriva davvero una roba che merita di essere pubblicata. E questo è però tutto un altro discorso, ok? Vi racconto la mia storia in questo, in questo tempo. Come sono arrivato a pubblicare il mio primo romanzo? Allora, io scrivo da quando ho 14 anni. Io ho sempre scritto. Non mi ricordo il giorno in cui ho, in cui ho cominciato a scrivere. So per certo che a 14 anni, a un certo punto, pubblicai sul giornalino de del mio liceo a, a Torino. Un, un racconto. Io all'epoca amavo moltissimo, come buona parte degli adolescenti, ancora ama, la letteratura di genere, intesa come fantasy, horror, no? E tutta questa cosa qua. E, amavo moltissimo Stephen King, che era stato, come dire, da adolescente, assolutamente il mio unico grande mito, e ovviamente scrissi un racconto molto kinghiano, pieno di sbudellamenti, cani assassini. E robe del genere, che vinse il concorso della mia scuola e lo pubblicarono sul giornalino. Quindi, come dire, ho oh, la, la prova che a 14 anni già ero lì no, a passare del tempo chino sulla mia scrivania. Probabilmente, 14 anni era, insomma, 72, quindi era l'88, no, era l'86, e, 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 e quindi, probabilmente come dire, su una vecchia macchina da scrivere. Probabilmente io avevo una macchina da scrivere di mio nonno. No, ehm. ho pubblicato a 34 anni che cosa ho fatto per 20 anni? E per 20 anni io ho continuato a scrivere senza sosta e ho continuato a scrivere, ve lo giuro non pensando di pubblicare cioè è ovvio che poi il sogno no? come dire uno dietro dietro nella testa ce l'ha eh? con quella roba lì che dice che figo un giorno no? Magari un libro col mio nome, magari alla, alla gente piace pure, no? Ma non è che io scrivessi per quello, eh? Perché se no, come dire, dopo vent'anni alla fin fine, magari a un certo punto, come dire, ti stanchi anche se insegui la pubblicazione, no? Io ho scritto perché era fondamentale per me scrivere, per me era un modo, come dicevo prima, di vivere. Eh? Era un modo di vivere la mia giornata proprio. Un modo di sapete, scrivere è fantastico per tanti motivi. Con la scrittura si possono fare un sacco di robe. Calvino diceva che una, una delle robe che noi facciamo con la scrittura è rimettere in circolo idee, ideali, no? le stesse vecchie storie, niente di nuovo. Le stesse vecchie storie che vengono prese e rimesse in circolo perché i libri sono come il cibo, eh? noi li esauriamo. Esattamente come non esiste una pizza definitiva, no? che dici mangio quella pizza lì. Una volta che l'ho mangiata non avrò mai più bisogno di una pizza per tutta la vita. Eh? Esattamente come non, non, cioè non esiste un piatto di pasta definitivo o una bistecca definitiva, non esiste un libro definitivo perché noi i libri li consumiamo. Il cibo, ce il cibo diventa cellule, di diventiamo noi, eh? si trasforma nel nostro corpo. I libri che noi leggiamo, le narrazioni di cui ci nutriamo, diventano le nostre idee, il nostro cuore, i nostri ideali. E quindi servono sempre in continuazione nuove storie. Noi ci nutriamo di storie esattamente come ci nutriamo di cibo. E quindi con i libri noi rimettiamo in circolo in continuazione le storie. Mh? Perché servono sempre nuovi piatti di pasta, nuove pizze, nuovi racconti su questo, su quello, su quell'altro. Oppure facciamo, quando siamo scrittori e quando siamo lettori di narrativa soprattutto, Facciamo questa cosa meravigliosa che è smettere di essere noi stessi, diventiamo qualcun altro. Noi siamo condannati a essere noi stessi per tutta la vita. Eh? Io non potrò fare altro che vivere questa vita con questa faccia, questi lunghi capelli biondi, eh, il mio nome, la mia famiglia. Ok? Cioè, non c'è scampo. che okay? Io sono io per tutta la mia vita. L'unico modo che ho per non essere io. E farmi raccontare una storia o scrivere una storia. In quel momento, quando la magia si crea, e quella magia si chiama empatia, eh? che è la vera magia della narrazione, io smetto di essere me stesso e divento qualcun altro. Cambio sesso, cambio indole, cambio tempo, eh? vivo in un'altra epoca, sono più vecchio, sono più giovane. Vivo banalmente un'altra esistenza, magari completamente altra dalla mia. Ecco perché io per tutti quegli anni, per vent'anni, ho continuato a scrivere. Per, per tutto questo, ok? E giuro di nuovo, io mi sono sempre detto: scriverò fino alla fine della mia esistenza. E se mai un giorno, a 80 anni, no? A 80 anni, avrò la fortuna di scrivere una roba degna di essere pubblicata, sarò molto felice. Mm? Ma. L'obiettivo non era la pubblicazione, era la necessità di utilizzare la scrittura, le parole, come grimaldello per impadronirmi del mondo, del mio mondo perlomeno. E quindi cosa ho fatto? Ho fatto plagi per un sacco di anni. Ragazzi, plagiare quando si comincia è sempre fondamentale. Eh? Cioè, si comincia plagiando, sempre. Mm? I ragazzini cominciano a suonare facendo le cover. Dei loro autori preferiti, mica cominciando a, a, comporre, a comporre una canzone. Okay? Eh, se, se, se andate al Louvre, se andate nei grandi musei, trovate gente che è lì che copia i grandi maestri. No? Nella bottega di Andrea del Verrocchio, la gente andava durante il Rinascimento e copiava ciò che facevano i grandi maestri. Si comincia copiando. Okay? Che ciò che ho fatto io a 14 anni copiavo Stephen King. Uh, a 22 mi sono innamorato di, della letteratura sudamericana e ho cominciato a scoppiazzare il realismo magico, provavo a scrivere romanzi ambientati in Colombia, storie d'amore improbabili, non ero mai stato in Colombia, figuriamoci, quindi cosa potevo raccontare, cosa potevo inventarmi e, e via dicendo. Okay? Finché un giorno ho capito che dovevo smetterla, forse era giunto il momento di smetterla, di provare a plagiare i miei grandi autori preferiti. E di provare a invece a raccontare le mie storie, le mie storie, quelle che mi circon, che avevo attorno la mia vita, eh? quelle di cui mi ero nutrito, quelle di cui avevo nutrito il mio immaginario. Ora io facevo l'educatore. E io lavoravo con le storie. Io proprio mi, ho questa percezione netta un giorno di essermi guardato attorno e di aver detto: Ma diamine, ma che sto a cercare storie a inventarle? Ma io devo cioè, dire i, i dieci ragazzi della comunità, alloggio con cui lavoravo, dieci ragazzini con delle storie ovviamente pazzesche, avevano appunto delle storie incredibili e che lavoro facevo io come educatore? Facevo esattamente questo, il mio lavoro da educatore era prendere le loro storie, pulirle, ordinarle, perché nella loro testa erano incasinatissime, confusissime, piene di polvere, tutte attorcigliate. Prenderle, ordinarle, pulirle e poi restituirgliele perché loro potessero farci pace. E questo è il lavoro che fa l'educatore. Poi in comitato alloggio fa un sacco di altre roba, tipo lavare i piatti, fare lavatrici, accompagnarli a scuola, eccetera, eccetera. Ma il cuore del mio lavoro da educatore era quello, lavorare con le storie dei miei ragazzi. E in fondo cosa fa uno scrittore? Che poi secondo me è, è sostanzialmente un grande radar no? che gira per la società. Capta segnali, capta storie, prende queste storie tutte aggrovigliate e le pulisce, le ordina e le restituisce alla società. Eh? Fa la stessa roba. E quindi mi sono detto. Controllo l'ora, perfetto. Eh, e quindi mi sono detto: Sai che c'è? Quasi quasi io comincio a provare a raccontare una storia di queste. E guarda caso, il primo libro che ho provato a scrivere raccontando queste storie. Quelle che mi erano entrate dentro, eh? quelle di cui che mi avevano abitato e che io avevo abitato con la mia vita, è diventato il mio primo romanzo. Nell'inverno del 2005, io un giorno do un passaggio a un ragazzino romeno, che non era neanche nella mia comunità, era in un'altra comunità. E non lo conoscevo bene. Eh, facciamo due chiacchiere eh, mentre portavo altri miei ragazzi ad allenamento di, di calcio un pomeriggio, e lui mi racconta un paio di cose della sua vita e me le racconta in un modo straordinario, eh, con uno sguardo fantastico, una bella voce, un sacco di ironia. E mentre lo portavo giù ad allenamento insieme ad altri ragazzi, ho pensato che. Sarebbe stato fantastico usare un protagonista del genere per raccontare una storia di migrazione infantile. E lui è diventato Emil, Emil Sabau, Emil Vasile Sabau, il mio primo protagonista che viaggia in, in Europa per cercare suo nonno. No? È un ragazzino che arriva clandestino dalla Romania prima del 2004, quando dalla Romania si arrivava ancora clandestinamente, che poi gira all'Europa per cercare suo nonno, va a Berlino, fa tutto un, un viaggio in solitaria. La storia è completamente inventata, intendiamoci, no? Però io avevo voglia di raccontare le storie dei miei ragazzi, avevo un sacco di scampoli di storie che potevo ricucire insieme, un sacco di aneddoti, un sacco di, no? di, di, di materiale. Mi mancava il personaggio, un giorno ho incontrato il suo ragazzino e ho detto, cavolo, lui è un personaggio straordinario. Pensa a metterlo lì, sguinzagliarlo no? in giro per l'Europa, chissà cosa combina. E così ho fatto. Nell'arco di 6-7 mesi ho buttato giù questa, la prima stesura di questo romanzo, l'ho lasciato un po' lì nel cassetto, come è sempre importantissimo fare, eh? perché dopo un po' che uno sta dentro un romanzo è come stare dentro una foresta, eh? conosci perfettamente ogni tronco, ma poi non sai più che forma ha ah, la foresta che, nella quale sei, sei, sei dentro, per cui ho buttato giù un, una prima stesura. Nel tempo libero, ovviamente, perché poi facevo l'educatore, avevo miliardi di altre cose da fare nel weekend, tempo rubato di notte, tempo rubato, che ne so, mentre aspettavo, non so, fuori dalla neuropsichiatria infantile che una neuropsichiatra finisse l'incontro con, con uno dei miei ragazzi, eccetera, eccetera. Ho scritto questa storia, ci ho rimesso mano per altri due, tre, quattro, cinque mesi riscrivendola. Eh? Mi raccomando. Come, come dice il buon vecchio carver non si scrive ma si riscrive eh? la scrittura nasce soltanto dalla riscrittura continua, continua soltanto scavando in continuazione dentro quello che hai scritto scrivi davvero mm? non, non, non esiste la buona la prima eh? come quando i ragazzini al liceo pensano che la prima stesura sia sempre la più figa e quindi no, fare come dire mm. Riscrivere il tema è in fondo una perdita di tempo, no? soprattutto perché lo riscrivono identico, magari pensando che sia un problema di grafia, come dire, no? Mentre non è quello il concetto della riscrittura. La riscrittura è capire cosa hai scritto no? e far emergere le cose migliori di quello che hai scritto. E poi a quel punto, che cosa ho fatto? A un certo punto mi sono ritrovato con questo manoscritto e per la prima volta dopo vent'anni, quindi attenzione, io arrivavo da vent'anni di, eh? quindi migliaia di ore passate a buttare giù storie, a provare a scrivere incipit e con molta umiltà a, ad ammettere, vent'anni passati, ad, a, ad ammettere che nulla di quello che avevo scritto aveva senso, ma anche soltanto farlo girare. Perché ero ovviamente un ottimo lettore, ora do per scontato che chi scrive legga. Questo almeno lo do per scontato. Quindi ero un ottimo lettore, quindi sapevo perfettamente che la mia, la, la, la mia scrittura era acerba, la mia drammaturgia era grezza, ok? Quindi non avevo mai fatto girare nulla. Mentre invece a un certo punto mi sono trovato con questo manoscritto, 150-160 pagine, e ho detto: Ma sai che c'è? Ma in fondo tanto schifo non fa. <ride> ho pensato, cioè, ha una sua piccola dignità questa cosa, mi sembrava una bella storia, hm? scritta come io potevo scrivere all'epoca, no? Cioè, con, la mia, con la lingua che io avevo fatto crescere in tutti quegli anni. E quindi cosa ho fatto? Ho scelto dieci case editrici, io ovviamente non conoscevo nessuno nell'ambiente editoriale, avevo frequentato dei corsi alla scuola Holden, non avevo mai fatto il master, perché un giorno pensai di fare il master alla scuola Holden anch'io ma era ormai troppo tardi insomma, mi, ero, eh, cioè, mi stavo laureando stavo lavorando come educatore non, so, ma non avevo i soldi banalmente per poterlo fare e, e quindi io avevo sempre fatto dei corsi serali dei weekend avevo, andavo spessissimo agli incontri con gli autori facevo domande no? proprio sui loro, sui, sui loro tic no? i tic di cui si parlava prima no? E avevo capito che alla fin fine non c'è niente di magico nella scrittura, come dire: no, non è vero. Scusatemi, c'è un, un sacco di magico nella scrittura, però è una cosa intima, no? Che non ha a che fare con invece con, con la parte artigianale del raccontare storie, che è avere una buona storia, mettersi lì e con calma negli anni imparare a gestire quella materia di cui, che ti viene data. In dote per raccontarla, che sono le parole, il vocabolario, la sintassi, la grammatica, esattamente come un falegname ha il legno, ha i suoi strumenti e via dicendo. Quindi ho capito che c'era molta, come dire, artigianalità no? Nella, nel lavoro, nel, nel mestiere dello scrittore. E questa cosa mi ha dato molta serenità perché ho detto: Ok, cioè non si tratta di una grazia, cioè certo che il talento c'è, no? bisogna averlo il talento. Ma con caparbietà e con sudore, no? come diceva la mitica, insegnante, in saranno famosi all'inizio della sigla della serie. <ride> con caparbietà e con sudore, no? uno comincia a conquistare, quel po', fa emergere quel po' di talento che ha. Io, in vent'anni di sudore, caparbietà e di prove, avevo fatto emergere quel po' di, di talento di cui ero dotato e avevo finalmente raggiunto un. Come dire, avevo finalmente scritto una cosa con una sua piccola dignità. Mi sono perso a un certo punto. Scelgo 10 case editrici. Eh? Poi, dopo vi parlerò di quali case editrici, ma ve ne parlo poi nel mio intervento sul, sul mercato editoriale. Eh, ho mandato 10 eh, manoscritti classici, proprio in busta, eh? busta marrone. 10 copie stampate a casa mia, letterina imbarazzata. Ciao, mi chiamo Fabio. Ho scritto, ho scritto un romanzo, <ride> quelle robe così, no? E, 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 parla di questo. Se vi va, leggetelo. Vi lascio la mia mail, numero di cellulare, no? Faccio 10 copie e le mando a 10 editori di cui avevo letto molti libri e che sapevo che più o meno pubblicavano quel tipo di narrativa lì, mm? e poi da qua tutto è cominciato, perché semplicemente io ero preparato ad, ad aspettare mesi, mesi, oppure a, ero anche sinceramente preparato a che nessuno mi rispondesse mai, ok? E invece, guarda un po', è successo che su dieci editori sette mi hanno risposto, cinque mi hanno detto di no, no grazie, non ci piace, non vogliamo pubblicarlo, capita, eh? nessun libro piace a tutti, e invece due Ben due, la Instar Libri e Marcos. Marcos all'epoca mi risposero dicendo: Ma guarda, a noi questo romanzo ci piace, siamo interessati a pubblicarlo, parliamone. Poi io scelsi la Instar Libri perché io sono torinese, la Instar Libri è torinese mi piaceva giocare in casa quel primo romanzo. Dire, so perfettamente che il primo romanzo lo vendi alla mamma, alla sorella, un po' di amici su Facebook. La mamma non glielo regali. No, è vero, scusami, no, no, la mamma gli ho regali, anche la fidanzata, gli ho regali. Quindi, insomma, il primo romanzo, le, le, la maggior parte delle copie le regali, ah, e, e, no, voglio dire, giocare in casa è importante, nel senso che ovviamente voglio dire, la propria città è poi il primo mercato che hai no? e quindi se il romanzo funziona, quindi avere un un editore de della mia città mi sembrava una cosa intelligente, banalmente anche per il discorso poi della promozione, della distribuzione, eccetera, eccetera. Non ho pagato ovviamente nulla per essere pubblicato e anzi mi è stato dato ben 1000 euro di anticipo. Che è come si fa? Ok? Perché io avevo scritto un romanzo che un imprenditore, perché un, um, un editore è un imprenditore, okay? è uno che fa soldi vendendo un oggetto che si chiama libro, mh? aveva pensato che dal mio libro potesse ricavarne dei soldi. ok? E questa roba qua, okay? cioè, prima c'è la poesia, le notti insonni, tutta quella cosa meravigliosa, poi diventa, diventa un mercato, mh? giustamente lo è, quindi io non ho pagato nulla, ma anzi mi è stato dato 1000 euro di anticipo sulle royalties, perché normalmente i contratti prevedono un, più o meno l'auto anticipo sulle, sulle royalties, almeno fino a poco tempo fa, anche questo adesso sta cambiando purtroppo, però di base la cosa importante è non pagare. Mm? E di questo però ve ne parlerò comunque ancora dopo nel mio intervento sul mercato. Qua mi fermo, do lo spazio a chi? Filippo, vado io? Vai, vado io. vai, vai, vado vai. Io. allora, buongiorno a tutti, sono Filippo Rosito. Ho bisogno di presentazioni a, a differenza di Fabio, quindi vi chiedo solo una cosa: Qu quanti di voi hanno letto il mio libro? Sto andando fortissimo <ride> allora. E, e diciamo che è la prima volta che mi capita di raccontare l'esperienza che mi ha portato all'esordio, quindi forse sarà anche qualcosa eh, che ha a che fare con eh, la seduta psicoanalitica. Però mentre Fabio ripercorreva le sue tappe mi sono venute in mente alcune tappe che mi hanno portato ad avere poi questo oggetto, con una copertina e dentro eh, una storia che ho scritto. Eh, e ricordo alle, quando andavo alle elementari che avevo una maestra che ci faceva lavorare molto, ci faceva scrivere scrivere tanto e un giorno aveva indetto un concorso, quindi a, mh, ci aveva fatto scrivere una storia, una storia partorita da noi e aveva fatta leggere a tutti i bambini delle, delle altre classi. Eh, io uh, come diceva Fabio, ho fatto il calco ad alcune storie che mi piacevano, in particolare la storia di un videogioco che si chiamava Ghost and Goblins, non so se c'è qualche coetaneo, comunque era la storia di questo omino che con la lancia correva, uccideva degli zombie e nell'ultimo quadro andava a salvare la principessa in un castello, l'ultima tappa ov ovviamente era l'uccisione del drago. E io semplicemente ho riscritto questa storia quadro dopo quadro ed evidentemente questa la storia aveva appassionato gli altri bambini perché eh, ho vinto il concorso e quindi è stata una grossa iniezione di fiducia. Ricordo eh, il momento delle premiazioni. Il bambino che era arrivato terzo eh, aveva vinto delle forbici, una tigre, delle forbici a forma di tigre. Il, se il secondo aveva vinto delle forbici a forma di leone. Io che avevo vinto... Mi erano capitate delle forbici rosa a forma di pecorella. Allora ho capito, forse eh, comunque la gratificazione che ti dà la scrittura arriva, arriva da un'altra parte, cioè il piacere è, è che qualcuno abbia apprezzato la tua storia. Il premio non lo consideriamo, l'ho regalato poi a una bambina, cioè una mia compagna di classe. Quindi il premio non ce l'ho. Il premio forse non c'è, ho iniziato a dire quando si scrive. Ma vabbè, andiamo avanti. Eh, liceo. Eh, ricordo un momento particolare in cui andavo, andavo al liceo e, eh, in genere, al liceo si fanno temi argomentativi, temi di carattere storico. Un giorno eh, la professoressa ci aveva, fra le tre tracce, lasciato la libertà di raccontare una storia. E io eh, ricordo, insomma, si studiava, stava studiando il Medioevo in quel periodo e avevo raccontato la storia di un menestrello. Che eh, viveva a corte e in seguito alla morte del suo padrone decide di suicidarsi. Poi, ovviamente in adolescenza uno ha le pulsioni di morte. E allora probabilmente io le avevo canalizzate nella storia di questo Menestello. Che, quando gli schiatta il padrone, decide anche lui di togliersi la vita perché non sapeva più eh, se avrebbe fatto ridere altri, altri, altri padroni. Eh, però ricordo che eh, anche questo racconto era stato molto apprezzato dalla professoressa. No, ho detto: ah, questa storia funziona. La storia del, del, dell'eroe che uccide i mostri funziona. Forse in qualche modo posso raccontare delle storie. Sempre nello stesso periodo, eh, ovviamente, no, eh, uno comincia a scrivere, inizia a, a sondare il terreno. Forse anche le, le, le mie prime opere letterarie erano lettere d'amore che scrivevo alle ragazze del, del liceo insomma i, i, primi anni, i primi anni del liceo e mi dicevano sono bellissime queste lettere sono molto divertenti mi piacciono esco con un altro però tu comunque scrivi un'altra lettera che, che la leggo e allora io continuavo a scrivere lettere a scrivere e poi a un certo punto dice vabbè basta lettere passiamo ad un'altra cosa magari si esce anche comunque le lettere le lettere avevano anche questo un riscontro e i ricordo queste tappe perché in realtà mh, per arrivare a pubblicare credo che ci sia bisogno da qualche parte nel percorso che qualcuno ti dica ce la puoi fare, stai andando bene, perché ovviamente eh, diciamo, eh, qualcosa, un, un testo ha una vita soltanto se c'è un autore, ok, ma se c'è dall'altra parte anche un lettore. Eh, e mi viene in mente eh, a questo proposito un, un pensiero del sociologo Peter Berger che eh, parla no, della vita come eh, diciamo un percorso in cui c'è una realtà dominante, no, in cui noi viviamo, abbiamo la nostra vita, le nostre esperienze, ma all'interno di questa realtà dominante poi noi facciamo tante piccole eh, eh, esperienze minori. No? Quindi delle, de, viviamo in, in mondi... Eh, che si chiudono, che però eh, nel momento in cui riemergiamo da queste esperienze cambiano i connotati della, della, del nostro percorso. La lettura è uno di questi. Eh, nel momento in cui noi leggiamo qualcuno, nel momento in cui noi leggiamo qualcosa, ci immergiamo in un altro mondo e quando riemergiamo, improvvisamente le coordinate della nostra realtà dominante un po', un po sono cambiate. No? Quindi c'è bisogno di qualcuno che scrive, ma soprattutto c'è bisogno di qualcuno che legge. Sono rimasto al liceo. Al liceo, eh, ovviamente, come, insomma, eh, come i miei coetanei, come gran parte dei miei coetanei, io mi sono innamorato dei film di Quentin Tarantino, eh, dei, dei film dei gangster movie, perché insomma passate le, le pulsioni suicide, poi c'erano le pulsioni omicide no? e quindi ho, in quei film ho trovato un altro modo per, per sublimarle. E ricordo che frequentavo il corso di teatro eh, della scuola e il regista anche lì. Eh, ha lasciato libera scelta a noi ragazzi di scrivere un testo e portarlo, e portarlo in scena quindi voglio dire è anche importante a un certo punto incontrare qualcuno che nel percorso ti dia carta bianca cioè ti dica fai tu poi vediamo se funziona o no eh, eh. non, no, non c'è bisogno solo di persone che ti dicano cosa fare di qualcuno che ti dia un po di libertà e ricordo che molti dei miei compagni Avevano scelto come carattere di questo testo da portare in scena qualcosa di legato sempre alla sofferenza adolescenziale, a chi sono io, al mio posto nel mondo. Io avevo tutto questo bagaglio di gangster movie, di film di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, Le Iene, i film di Scorsese degli italoamericani. E ricordo proprio il primo giorno, un pomeriggio, mi sono messo al tavolino con una penna verde e. In mezza giornata, una giornata intera, avevo tirato giù questo testo di una decina di pagine, cosa che poi mi è mai più capitata nella vita avere una prolificità di questo tipo, in cui eh, immaginavo la storia di questi due gangster italoamericani che si chiamavano Johnny e Sonny, cani da pappina, che, 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 che rapivano un lattaio e gli squartavano l'orecchio, come accade in, 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 in Reservoir Dogs di Quentin Tarantino. Mettiamo in scena il, il testo e io ricordo che al Liceo Cavour di Torino nessuno si era mai permesso fino ad allora di dire davanti alla preside cose del tipo: Ehi, pezzo di merda, io ti stacco la testa e ci cago dentro. La tua, la tua pistola, una sputa Piselli con i controcazzi. Questa cosa qui aveva fatto ridere tutti quanti. Allora, io a quel punto ho detto: No, no, aspetta un attimo, io sono un comico, io farò il comico da grande perché la gente ride, e allora. Insieme al, ad un mio compagno abbiamo iniziato a formare un duo, avevamo 17-18 anni e facevamo ancora il liceo. Abbiamo preso le pagine gialle di Torino e alla voce eh, Night Club abbiamo iniziato a chiamare tutti, tutti i locali eh, dicendo: Buongiorno, siamo due comici, vorremmo fare una serata. Buongiorno, siamo due comici, vorremmo fare una serata. A parte esperienze del tipo eh, che, che ci è capitato di notte di, di andare in locali con l'insegna in, in neon rosa con scritto XXX e, e farci aprire la porta da un cameriere seminudo con il cappello da texano, fra questi vari locali finiamo in un locale che si chiama Cab 41, che è un locale di cabaret a Torino. Ci sono pochi locali in cui si fa comicità in Italia, però a Torino ce n'è uno molto bello, eh? diciamo una sorta di Zelig. Vi sto parlando comunque degli anni 2000, quindi sono passati circa 14 anni. Noi ci presentiamo eh, puntuali un sabato sera dicendo siamo due comici, vorremmo fare la serata e il proprietario del locale ci dice ma fate 10 minuti di apertura al comico della serata. Eh, che è un comico napoletano molto, molto bravo. Noi entriamo nel locale e vedere il locale pieno, la luce sul palco, cioè, rimaniamo veramente bloccati. Eh, però saliamo sul palco. Tempo tre minuti, eh, la gente inizia a parlottare. Al secondo minuto si girano, al terzo minuto sale il proprietario del locale che proprio ci caccia giù dal, dal palco. Giù dal palco c'era un agente che si avvicina e ci fa: Ragazzi, ho visto il vostro pezzo. Allora tu pensi, siete giovani ma avete talento, dovete lavorare. Ho visto il vostro pezzo, fa cagare. Quella è la prima esperienza che ho avuto io con, diciamo, un editor, un editor che in realtà poi è un agente. Allora, da quel momento in poi ho capito che in realtà bisognava lavorare, cioè bisognava intraprendere un percorso consapevole. Questo percorso consapevole poi in realtà, mh, e quest questa è poi stata il gran parte de della mia esperienza per una decina d'anni, io ho 33 anni, ehm, ho, ho lavorato nel mondo della, della comicità mh, che mi ha insegnato fondamentalmente una cosa analoga a quello che accade con, con la lettura, cioè la comicità esiste se c'è una persona che prova a far ridere ma se dall'altra parte c'è una persona che ride. È strano questo, perché se dall'altra parte la persona non ride, non si fa esperienza di comicità. Si fa esperienza di, posso dirlo, di una figura di merda, di quello che prova a far ridere, ma non, non si genera comicità, si genera imbarazzo. E questo eh, però per me è stata una grossa scuola. La scuola eh, che... Eh, eh, la, la scuola... Che, che, che poi mi è tornata utile quando ho dovuto lavorare sulla, sulla pagina scritta, cioè l'importanza della parola. La comicità si genera se si rispetta un tempo comico, se c'è una parola di troppo la comicità non si genera, eh, se si sbagliano i tempi la comicità non si genera e la stessa cosa accade nella lettura ed è un percorso che poi io ho, affrontato, ho affrontato anni, anni dopo. Eh, avevo di cinque anni lavoravo a Milano in una società mh, pubblicitaria che produce, che produce eventi, quindi avevo lasciato completamente il mondo della comicità. Milano mi aveva abbastanza intristito perché avevo perso tutto quello che per me era scrivere per andare sul palco, scrivere per portare qualcosa in scena, e lì ho deciso di scrivermi, eh, di, di fare il mio primo corso di, di scrittura. Ne parlerò poi nella, nella seconda parte, entrò eh, più che altro lì nel, nel merito. Però a un certo punto ho visto che mh, davvero c'era qualcosa che, che mi piaceva nel, nel raccontare le storie, nel creare, nel creare dei mondi. E quindi ho proseguito, eh, ho proseguito su quella strada. Eh, dopodiché ho lasciato il lavoro e mi sono iscritto alla scuola Holden. Ma di questo ne parleremo ancora più avanti. Voglio arrivare, voglio arrivare al libro perché poi eh, forse questo è quello che interessa. insomma percorso legato, legato alla, alla comicità ma dentro eh, ovviamente iniziavano a, iniziava in me ad aprirsi l'esigenza di andare a scoprire quali erano tutti gli altri registri, eh, quali, quali erano tutte le altre possibilità espressive. Anche qui, anche se il libro è piuttosto esile, Dedicul cool ha avuto una gestazione piuttosto lunga, cioè, è, è difficile appunto che... Eh, come ingenuamente pensavo quel giorno del liceo con la penna verde, pensare che in mezza giornata si tiri giù un testo che funzioni, perché poi la prima volta che vai davanti a un pubblico ti dicono, fa cagare, ed è umiliante, no? Però, mh, voglio dire, da lì si parte per costruire, per costruire qualcosa. Eh... Io quindi, frequentando la scuola Holden, avevo poi vinto, diciamo, il terzo anno per meriti acquisiti sul campo, ecco diciamo una cosa del genere, in cui sono stato seguito da un tutor, eh, avevo questo progetto narrativo. Come si arriva ad avere il progetto narrativo? Io per due anni, quando mi sono iscritto alla scuola, eh, siccome venivo già da un'esperienza professionale, ho detto faccio questa scuola come investimento, cioè voglio investire su di me. Voglio vestire su di me per due anni lavorare su questa cosa. Stare con gente che fa questo e quindi mi ero costruito una storia. Avevo in mente un romanzo, avevo una scaletta, avevo dei personaggi. Eh, nel momento in cui, ricordo, avevo eh, deciso di partire davvero seriamente, ehm, in realtà, dentro stavo vivendo un'esperienza legata alla malattia di mio padre che, stava, eh, che premeva. E il giorno in cui ho, com ho cominciato a scrivere questo libro, eh, ho lasciato perdere diciamo, il progetto costruito a tavolino, ma è venuta fuori poi questa storia. Questo per dirvi che eh, in realtà. Ehm, c'è una componente anche come dire pulsionale no? quando si scrive. Non, è, non, non ci si può basare esclusivamente cioè, sul progetto, sull'idea editoriale. Questo perché io lo dico sinceramente, perché l'ho provato anche io. Eh, su di me: c'è molto l'idea prima di cominciare a scrivere, eh, l'idea di voler diventare autori no? e quindi ci si immagina già e io. Beh, Giorno di sicuro sarò autore e venderò centinaia di migliaia di copie e sarò famoso, poi in realtà quando devi scrivere la storia non è quello l'importante, cioè l'importante davvero è soltanto cercare di scrivere una storia in modo onesto per portare la propria esperienza a qualcun altro cercando di emozionare. E se non si è onesti, questa cosa incredibilmente non accade. E, e quindi seguendo questa pulsione poi sono arrivato a costruire, a costruire il romanzo uh, il tempo di scrittura è un tempo quanto? Di... Non quanto no. cioè, è ancora tipo quanto? secondo me mh, 5 minuti 5 minuti? Sì, sì, 5 minuti secondo me avrebbe anche, voglia dire, visto che hai fatto riferimento un po' alla, alla storia personale che magari cioè, se voglia di condividere un po' la, la storia e, e, e di cosa parla il libro ovviamente certo, sì Dedicule cool racconta la storia di un ragazzo, eh, Nicola, eh, che ha 25 anni, eh, che parte insieme allo zio alla ricerca del padre malato di Alzheimer che si è perso in Costa Azzurra durante il Festival del Cinema di Cannes. E questa è, eh, diciamo, la, la, la trama. Eh, il, diciamo, il, il, il tema però del libro, oltre alla ricerca di questo padre... È, è, la ricerca parte in un momento in cui Nicola si trova a letto con la sua nuova fidanzata che non sa se più o meno la, la, lo tradisca o no. E, e Nicola, è nel letto con questa ragazza, nel letto croccante come lo definisce lui, la ragazza calda, il padre si perde e lui non ha poi in realtà tutta questa voglia di partire, non so come dire, c'è cioè, un momento in cui lui fa una resistenza perché dice Mannaggia, ma mio padre non poteva perdersi tra una settimana, c'è cioè, un weekend, due giorni che se ne sono andati, e in realtà eh, Nicola parte, e parte con questo zio che si chiama Angelo, ma Nicola lo chiama Ancelo perché è di origine meridionale come il padre. Eh, Ancelo è uno sciupa femmine, quello che in adolescenza ha dato a Nicola tutti i consigli su come affrontare le ragazze, e Nicola ne è rimasto più o meno turbato, ecco, non è cresciuto poi molto sano. E dieci anni dopo, quindi, quando si ritrova a fare eh, i conti con questo zio, quindi, dopo una presunta maturazione sessuale, eh, diciamo, ha modo di rivedere quelle che erano tutte le, le teorie dello zio. Però, più che altro questo viaggio è anche il modo per raccontare eh, la figura del padre, la figura del padre che è il primo fratello emigrante della, della famiglia dei cacciatori, eh, in un momento in cui il padre in realtà è scomparso. E quindi, oltre a ripercorrere la, mh, con nuovi occhi la propria maturazione sessuale, emerge importante il, il, il rapporto padre-figlio e quelle che sono le radici di una famiglia. E questo accade proprio nel momento in cui il padre malato di Alzheimer sta perdendo la propria memoria e quindi sta perdendo se stesso. I personaggi che lo stanno cercando eh, in un certo senso lasciano riemergere l'importanza eh, di questa vita e e come in realtà ci sia un filo che, ehm, che unisca eh, que queste eh, due generazioni maschili della, della famiglia Cacciatore, quindi un film anche sulla, sulla ricerca delle radici, proprio mentre Libro. una persona si perde. Libro. Ho detto film? Sì, ti piacerebbe, eh? Vedi che sei Vabbè, già proiettato. Essa, essa. Eh, qua c'è già, come dire, la proiezione. Ascolta, e come hai trovato la, la casa editrice? Come ci sei arrivato? Si passa per tanti rifiuti. Allora, eh, ne ricordo soltanto uno. Gentile signor Rosito, la ringraziamo per averci sottoposto il suo manoscritto che abbiamo letto con molto interesse, tuttavia, questa è di un'agenzia letteraria, poi ne parlerà Raffaele, tuttavia non ci sentiamo pronti a rappresentarla, le auguriamo comunque eh, la fortuna di trovare un editore, però un editore era scritto con l'apostrofo, un apostrofo editore. E io ho detto, ma porco cane, ma la mia maestra cosa mi ha mai insegnato all'elementare? Cioè è chiaro che un editore con la... Allora gli ho detto, ma chi li legge? Cioè, se questi sono gli agenti, non so, di chi mi devo fidare? Parlerò poi della scuola Holden, perché chiaramente, ovviamente, ci dà delle, ci dà delle coordinate. Mm, però dopo uh, rifiuti di questo tipo, ma uh, anche diciamo, le, le proposte a mm, delle case editrici anche importanti, no? in cui magari uno ti dice, eh, mm, ci piace l'inizio, però il romanzo parte un po' troppo lento. Uno. Il secondo, il romanzo parte ex abrupto, però. Eh, dice, ma che è, cioè, Il finale, il finale commovente dall'altra parte e invece un altro, il finale non è un finale morale come ci si aspetterebbe del cambiamento dei personaggi. Allora dice questo mi dice una roba, quest'altro mi dice un'altra, come faccio? Cosa? Ci si lavora, ci si lavora ancora. Questo romanzo prima era lungo il doppio, aveva 260 pagine, eh, dopo, di, dopo, dopo la, prima, insomma, la prima sesura in realtà non è mai una prima sesura perché la, la prima fase di lavoro per me è stata almeno di 5 stesure di questa storia che era lunga il doppio. Dopo i primi rifiuti ho detto: aspetta un attimo, fermiamoci. Ho trovato, ovviamente eh, lavorando alla scuola Holden, ma ne parlerò poi dopo, dirò tutto dopo. Eh, <ride> Eh, ho fatto un altro lavoro di editing ancora più consapevole con uno scrittore eh, che mi ha ridotto il romanzo praticamente del 40%. Eh, avendo fatto quell'esperienza legata alla comicità, mh, molto brutale, in cui se la gente non ride le cose non funzionano, se il tuo pezzo non piace ti dicono fa cagare, voglio dire, io non, non ho fatto grosse resistenze sui cambiamenti legati al mio testo, cioè. Eh, Anzi, come diceva giustamente Fabio, scrivere e riscrivere, cioè lavorare sulla parola, poi nel momento in cui hai fatto la fatica muscolare di partorire tutta la storia, è un lavoro bellissimo ed è un lavoro veramente cioè, inebriante che ti dà soddisfazione. Quando la frase poi è quella, quando non, non c'è una parola di troppo, quando quello che vuoi dire effettivamente sta sulla carta e non c'è bisogno di toccarlo più, quello eh, è un momento che dà una grande soddisfazione seconda fase, il libro è stato ridotto del 50%, del 50 praticamente e poi a me è arrivata la chiamata di Compagine che è una casa editrice torinese eh, che pubblica pochi libri, questo è il suo settimo libro li curano molto dal punto di vista dell'editing dell'impaginazione grafica, seguono molto l'autore, quindi nelle presentazioni nei, su, sui social network c'è proprio un contatto molto stretto con, con, con l'autore quanto tempo ho? Per... Zero, Zero? racconterò tutto dopo. <ride> no, aspetta, allora, eh, cioè, rap molto, molto rapidamente, eh, ehm... hai pagato? No, non ho pagato. No, per... non ho pagato. Non pagate mai, non okay. pagate mai. Nessuno per fare. Hai avuto publicare. un anticipo? Non ho avuto un anticipo. Okay. Eh, ho delle royalties, ovviamente, sul, sul venduto ho avuto un, un, un po' di copie omaggio e ho avuto una tiratura giusta per quello che secondo me è il, è il, mio, è il mio libro credo sia una tiratura di mille copie eh, perché chiaramente eh, il pubblicare con una eh, casa editrice indipendente eh, ha, ha un vantaggio cioè il vantaggio è che tu eh, entri dentro il meccanismo editoriale proprio da, da una porta che ti consente di vedere esattamente quali sono tutti i passaggi quindi, stare al salone del libro con il proprio libro e stare allo stand della casa editrice ti permette veramente di vedere quali sono le persone che arrivano, che si fermano, che guardano la copertina e poi passano avanti, che guardano la copertina, guardano anche dietro e passano avanti, guardano la copertina, guardano anche dietro e magari lo comprano. Sono dei passaggi che ovviamente riesci a percepire soltanto stando, stando lì e, e quindi. E quindi Posso dire che sono i, i passi giusti, posso dire che eh, dal punto di vista economico, ma giustamente diceva prima Fabio, il libro lo dai alla mamma, lo dai alla zia, lo dai alla cugina. Se avete famiglie numerose mh, probabilmente eh, riuscirete a vendere tante copie anche all'esordio. Io ho una famiglia media, quindi non, non, i so non farò i soldi con Daddy Cool a meno che appunto qualcuno non decida di produrne un film, eh, però ti dà la possibilità di essere pubblico. Cioè, eh, della possibilità di avere una storia che circola e, come dicevo, alla fine, al di là dell'essere autori, al di là di diventare scrittore, al di là dell'essere scrittore, cioè, la cosa che davvero ti rimane è aver raccontato una storia con onestà e magari cercare di emozionare e trasferire la tua esperienza agli altri, ma a quel punto non sei scrittore, perché eh, poi per essere scrittore devi scrivere un'altra storia, devi lavorare sulla tua voce, devi eh, intercettare un, eh, nu nuove possibilità di racconto. Poi scrivi un'altra storia, un'altra storia, un'altra storia. Magari a un certo punto sei scrittore, ma io sulla carta d'identità non ce l'ho ancora messo. Ecco. Tu, tu ce l'hai sulla sicuramente, Filippo. Ma mancano, ma mancano, stai, mancano. stai eh. scherzando. E allora, eh, allora, allora mentre Filippo eh, eh, trova il modo di far stare nei dieci minuti che avrà dopo tutto quello che non ha detto in questa mezz'ora, eh, passiamo a Raffaele che ci racconta come è arrivato a pubblicare. Tanto io per mia natura sono più breve, quindi. Allora, ehm, parto anch'io da due considerazioni generali, mh, brevi. Eh, non avevo mai sentito nel dettaglio nella storia di Filippo, nella storia di Fabio, e mi sembra che un elemento comune a entrambi, in realtà comune anche a me, è la pazienza. Cioè. Tutte e due hanno cominciato a scrivere alle elementari, grosso modo, e sono andati avanti fino a quando hanno esordito. Ehm, per me è funzionato più o meno così. Ehm, si è detto che la scrittura è riscrittura. Ehm, una volta uno scrittore mi disse, io il 10% del tempo è quello eh, bello del, del caffè, la scrivania, io che penso, che mi metto lì, e poi il 90% del tempo è mi rimetto lì prima paragrafo per paragrafo, poi parola per parola, e faccio in modo che tutto funzioni. Ma questo ha un tempo di latenza grandissimo. Eh, considerato poi il fatto che non è mai la prima storia quella che funziona, il tempo si dilata. Io se riguardo in, indietro nel, nelle cose che ho fatto nella mia vita, ho, ho la sensazione che tutto sia volato alla velocità della luce, a parte quando parlo di come sono arrivato a pubblicare, ma soprattutto di come di quanto tempo ci ho messo a scrivere 160 pagine che è la lunghezza del mio romanzo sono circa 4 anni di lavoro eh, <ride> ed è un tempo veramente molto lungo ma necessario ehm, anche perché se uno non ha la pazienza eh, di lavorare di tornare sopra di scrivere riscrivere fare tutto ciò che si è già detto eh, si scontra con un altro tipo di pazienza a cui verrà, eh, diciamo così, messo di fronte, a cui dovrà per forza abituarsi, che sono i tempi editoriali. Ehm, nel momento in cui mh, uno finisce di scrivere un romanzo, mh, non, non si sa bene come succeda, però forse avviene, un certo momento, un certo giorno dici, ok, forse ho finito. Da quel momento... Considerato che tutto vada abbastanza bene, mh? che il percorso prosegua più o meno linearmente un andamento naturale degli eventi, eh, passano almeno due o tre anni prima di avere il proprio libro in mano. Quando finisci la tua prima stesura, sei soddisfatto? Dici OK, hai la reazione che ha avuto Fabio, ha una certa dignità, forse posso cercare di farlo leggere a qualcuno. Cominciano le spedizioni. Generalmente, se voi guardate sui siti delle case editrici, eh, dalle grandi alle medie, a parte chi vi dice di non mandarli perché tanto non verranno letti, più o meno i tempi oscillano dai sei mesi all'anno per avere la lettura. Ehm, ammesso e concesso che le case editrici rispettino questo tempo, poi c'è un tempo lunghissimo dopo il tempo in cui si arriva, dopo qualche colloquio, magari alla firma del contratto. E poi la cosa che mi ha stupito, una volta che c'è la firma del contratto, c'è un piano editoriale che viene portato avanti e tu generalmente finisci in media, diciamo così, un anno, un anno e mezzo dopo, dipende dalla, dalla grandezza della casa editrice, ehm, cioè il tuo libro esce un anno, un anno e mezzo dopo dalla firma. Quindi i tempi sono molto lunghi sia per la scrittura, sia poi per la ricerca di un editore, per la firma di un contratto e per l'uscita del libro. E tutto questo è fisiologico, non è che è un gioco perverso del mondo dell'editoria, ci, ci vuole tempo, proprio perché mh, gli editori fanno un investimento, devono avere tutto sotto controllo, devono, devono sapere che eh, la persona e la storia su cui investono abbia i connotati giusti. Per, eh, non solo per i loro gusti, ma per i loro, i loro canoni, per le loro caratteristiche editoriali. Eh, quindi un ingrediente fondamentale è la pazienza. Eh, ed è una cosa che mi ha molto stupito nell'approccio al mondo dell'editoria. L'altra cosa mh, che ci vuole, l'altro ingrediente che ci vuole, eh, ed è una provocazione, ma forse non troppo, è avere le giuste amicizie. Eh, questo significa che cosa? Parto e comincio e mi allaccio dalla mia esperienza personale. Io mi sono laureato in lettere su un autore immenso della letteratura italiana che si chiama Paolo Volponi, che è morto nel 94. Per un certo periodo di tempo quindi abbiamo vissuto insieme. Lui ha pubblicato eh, prima per Garzanti, poi per Einaudi e mentre io lo studiavo, mentre mi appassionavo, io sono sempre stato molto appassionato di letteratura, mentre davo esami all'università eh, su Volponi mi interessavo anche alla sua storia personale, editoriale, i rapporti che ha avuto con gli editori e quindi davo qualche esame sulla storia dell'editoria. Quando mi sono laureato ho lavorato quattro anni come ufficio stampa in una manifestazione molto simile a quella del Festival della Mente e ho conosciuto, ho visto passare eh, molti editori molti scrittori, molti colleghi dell'ufficio stampa e ho imparato a conoscere il mondo dell'editoria, come funziona, perché mi ha sempre interessato l'oggetto libro. Sono un fruitore, ma sono anche diciamo così, una specie di cultore di quell'oggetto lì. E, e man mano che lavoravo, man mano che studiavo, andavo avanti e conoscevo un certo tipo di mondo. In Italia, Andreotti, Giulio Andreotti diceva che a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Aveva ragione. E, mh, facciamo bene a ragionare eh, con questa mentalità. Però, ribaltando un attimo l'assunto, ehm, si può vedere come in realtà, se uno ha la passione per un certo tipo di oggetto, in qualche modo ne vuole fare parte, perché se scrivi ne vuoi fare parte di quell'oggetto. È naturale, anzi, è sacrosanto, ed indispensabile che si creino dei legami naturali, sinceri, onesti con quel libro e con il mondo che orbita attorno a quel libro. Ehm, a me è capitato di stare in alcune giurie, in, eh, leggere racconti e romanzi che arrivavano dal mondo esterno. ho eh. ehm, Spesso visto che, a, al di là poi del, della bravura che si può intravedere, magari mh, in un certo tipo di penna, no? in una persona, eh, quello che spesso manca è la lettura, la lettura continua, costante, come hanno già detto Filippo e Fabio, degli altri libri che non sono i tuoi, che non sono le cose che stai scrivendo. Eh, e si nota, si nota, ed è fondamentale, è un, è un ciclo continuo non puoi mangiare se non fai da mangiare, non puoi camminare se non impari a camminare, insomma è, è, è un circolo che non si può spezzare. Eh, tutto questo per dire che leggendo, in, imparando, capendo, eh, cercando di capire come, come andare avanti in questo percorso, ma perché c'è passione, perché c'è volontà di far parte naturalmente di un meccanismo, di un, di un microcosmo, Ehm, si può arrivare a, ad avere più consapevolezza sia di quello che stai scrivendo sia di dove destinare. Fabio ha detto: Io ho scelto 10 editori e ho mandato il mio libro a 10 editori, il perché anche lui ce lo dirà dopo. Ma è un passaggio fondamentale e non si può fare senza le giuste amicizie, le giuste conoscenze, la giusta conoscenza di quel mondo. Io, per esempio, eh, arrivo alla mia esperienza personale, è brevissima, e chiudo. Um, oltre appunto alla laurea di cui ho detto sopra e, al, e allo scrittore su cui ho scelto di laurearmi, al lavoro come ufficio stampa, anch'io ho sempre scritto, e ad un certo punto ho um, cominciato a fare concorsi, anche di questo io parlerò dopo. Ma ho fatto un concorso molto particolare eh, che mi ha portato a pubblicare su delle riviste che mi hanno portato a firmare un contratto per un con un agente letterario, che mi hanno portato a pubblicare un libro con una casa editrice. E in questo senso mi sono fatto le giuste amicizie, in questo senso ho fatto un percorso, ho conosciuto delle persone che come me hanno la passione per questo microcosmo, che ci lavorano e, e questo, badate bene, non è una raccomandazione, proprio per il motivo di cui so l'amico di un editore scrive un libro no, fa schifo ti, ti, ti posso? Cioè, se, se, amicizie è la parola esatta nel senso che è le più con, contatti nel senso lo accento era una provocazione okay. anche perché stavo, stavo appunto dicendo se l'amico di un editore scrive un libro e il libro fa schifo la prima cosa l'unica cosa che al massimo succede è che l'editore legge il libro, il manoscritto, un po' prima degli altri, di sicuro non viene pubblicato. Quindi, chiaramente il termine amicizia non è, non è il termine corretto, l la giusta amicizia è un po' una provocazione, però, nel senso, eh, nel senso più lato del termine, cioè cercare di, eh, di essere, di far parte, di capire, di. Mh, di Creare un rapporto confidenziale con quel con quel con quell'universo, che è il libro. Al di là delle provocazioni. Scusa, so. e eh, arriviamo un attimo, magari ancora. Abbiamo ancora. Sì, voglio dire. 5 minuti da dedicare proprio al tuo libro e a 66 and Second, per cui come dire, tu hai, hai detto che sei arrivato a pubblicarlo attraverso come dire, il contatto con, con un agente che si è sviluppato attraverso la pubblicazione di un racconto eh, a seguito di un concorso. Sì. Giusto? Okay. Sì. Il libro come dire, è un libro che ti appartiene, che appartiene alla tua vita, c'è in qualche modo una connessione. Come dire, con quello che ha detto Filippo rispetto al Io volevo fare il comico, poi ho scritto una storia su mio padre, vuol dire a, a, a me che ho esordito con un libro che raccontava le storie dei ragazzi con cui lavoravo. Come appartiene la tua storia alla tua vita? Eh, appartiene anche se è una storia di, di, di completa finzione. Perché eh, narra una vicenda di eh, questo ragazzo 27enne che eh, studia eh, biologia all'università di Parigi ma quasi come un contrapasso per sbarcare il lunario lavora a Disneyland Paris e si veste da Pluto e, però questo ragazzo ha una cosa che vuole dire, ha un messaggio che vuole dare e, ma che non riesce a dare, non riesce a, in qualche modo a far conoscere alle persone. E per lui però è molto importante per cui un giorno nella parata del dodicesimo anniversario di Disneyland Paris, lui si toglie eh, la testa da Pluto, si, si sfila il costume, si versa eh, addosso una bottiglietta eh, di Evian che aveva riempito di benzina e si dà fuoco. No? Questo gesto eclatante. Eh, eh, Purtroppo anche famoso in altri contesti, alle cronache. E mh, ad assistere a questa scena c'è un giornalista di Le Monde che si chiama Jacques Vian, che è malato di Parkinson, e eh, agli inizi della malattia. Insomma, riprende questa scena e intuisce che dietro questo gesto c'è un messaggio. E andando a ritroso nella storia costruisce questo reportage emotivo. Del, del personaggio ma che poi del, di, di, di Matteo che è il ragazzo che appunto si, si, si vestiva da Pluto e eh, costruisce questo reportage emotivo che investe anche lui e investe altre persone che, che stanno vicino e in che senso ha a che fare con la mia vita perché mh, eh, ho, ho conosciuto eh, un mio caro amico appassionato eh, di etologia, che mi ha sempre raccontato, mi ha fatto appassionare, ha fatto appassionare eh, me nel mondo della biologia, dell'etologia, ehm, che mi ha raccontato sempre un sacco di, di anedditi interessanti sul mondo animale, sul comportamento animale, sul comportamento umano, perché il mio è un libro sul comportamento. Ehm, e poi facendo, lavorando nel, nel, nel mondo del giornalismo, avevo fatto... Um, un viaggio stampa a Parigi proprio a, a Disneyland Paris. E, um, e ho fatto due più due quindi, sì, in questo senso, diciamo così, ci sono degli spunti che, che la vita ti dà, e poi state a cercare di raccoglierli in che modo ritieni giusto raccoglierli. Allora, se avete poi ancora dei dubbi su di noi, ce li, ce li chiedete nella mezz'ora finale: 10 minuti, mercato editoriale, ok. Uh, io immagino che un, un pezzettino l'abbiate già intuito. Allora, Filippo ha esordito con Compagine, eh, Raffaele con 66 and Second, io con Instar Libri. Nessuno di noi ha, ehm, ha avuto il suo esordio con Feltrinelli, Rizzoli, Bonpiani, Enaudi e queste case editrici, ok? Perché allora, cerco di farla in modo molto, molto schematico, ok? Diciamo che il mercato editoriale in Italia si compone di tre livelli, tre tipi di case editrici: mm? i grandi editori, i grandi gruppi editoriali, i piccoli e medi editori e i truffatori. Eh? Questi sono i tre livelli delle, delle case editrici italiane. I grandi gruppi editoriali molto raramente pubblicano esordienti che, Arrivano attraverso un manoscritto mandato, ok? Attraverso come dire, un raccontino pubblicato. e Sono meccanismi altri quelli. Mh? Sono forse meccanismi che in qualche modo hanno più a che fare con le amicizie vere in questo senso, ok? <ride> Sì, adesso poi magari ne, ne parliamo, no, no, anche nell'altro senso, certamente, o comunque i contatti, i contatti che, che tu hai, no? Voglio dire, se hai la possibilità, come dire, anche in modo intimo di far leggere il tuo manoscritto a qualcuno che lavora in questi grandi gruppi editoriali, ma in ogni caso, attenzione, è conveniente esordire con questi grandi editori? Beh, se lo chiedete a me, la mia risposta è no. È assolutamente controproducente e molto meglio essere il primo degli ultimi che l'ultimo dei primi. Mm? I grandi ed editori molto spesso usano l'esordiente banalmente per la parola esordiente, nel senso che è portatore di una qualche ventata di novità, aria fresca. Mm? Lo buttano sul mercato. Sono editori che fanno uscire centinaia di libri all'anno. Ma attenzione, un libro non esiste se è pubblicato. Un libro esiste se è distribuito e se è promosso. Se è pubblicato, un libro, anche pubblicato, può restare chiuso in un cassetto, può restare infilato all'ultimo no, piano di uno, di uno scaffale, può restare in una scatola. Ok? Un libro esiste se è promosso, se è distribuito, e quindi attenzione a. Voler subito esordire con questi grandi gruppi editoriali, perché rischiate di avere un libro pubblicato da Rizzoli che poi magari sparisce no? nei 50.000 50.000 libri all'anno pubblicati in Italia eh? 50.000, ok? Secondo livello i piccoli, medi anzi, scusate, il terzo livello, i truffatori, ok? I truffatori sono quelli che vi chiedono dei soldi, punto. Che tutte le case editrici a pagamento sono, cercano banalmente di truffarvi. Perché? Perché nel momento in cui voi pagate il vostro libro, loro che cosa devono fare? Cioè, se loro sono gli imprenditori che devono fare soldi sul vostro libro, che stimolo avranno a fare soldi se non sono loro ad aver pagato voi, ma voi ad aver pagato loro? Gli editori a pagamento sono semplicemente, come dire, editori che cercano di soddisfare l'ego di chi in qualche modo desidera avere un libro con, con, con il nome stampato sopra. Perché molto spesso, anzitutto, quegli ed editori non li troverete nelle vostre librerie. Quando avete una proposta di pubblicazione da un editore, la prima cosa che dovete fare è andare dai vostri librai in città, eh? Io andate dai vostri e chiedere quanti libri avete di quell'editore? Provate a chiederlo. La maggior parte di questi editori semplicemente non sono distribuiti. Quindi il vostro libro non esiste. Ok? Non esiste. Punto. E poi esiste invece un secondo livello, che è il livello di mezzo, che è il livello che nel, nel mercato editoriale italiano fa davvero scouting. Sono gli editori che sanno che non potranno mai pubblicare Filippo Prot, Grisham, okay? uh, uh, Sandro Veronesi, Nicolò Maniti, cioè, eh, cioè loro non potranno mai pubblicare quegli scrittori lì. E allora come vivono? Vivono sulla loro capacità, soprattutto in per quanto riguarda la letteratura italiana, vivono sulla loro capacità di fare scouting. E ce ne moltissimi. Se siete dei buoni lettori, come, come dire, io spero voi, voi siate, più o meno avete idea di quali sono gli editori che lavorano bene con gli esordienti. Penso a editori come Minimum Fax, come Marcos. Marcos, eh, come Pequod, ok? Come insomma, ce ne sono moltissimi altri no? che hanno fatto un ottimo lavoro negli anni. Come ovviamente Sellerio, ma Sellerio, è già come dire, come dire un, un grande editore, ormai ormai insomma e, 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 ma ci sono edi, editori che hanno fatto e che continuano a fare un meraviglioso lavoro di scouting mm? e, a quel, e a quelli lì che voi dovete cercare di fare riferimento come ci si arriva molto semplice ci si arriva anzitutto andando a curiosare sui loro siti internet molto spesso loro sui siti internet hanno ti danno le indicazioni per la spedizione dei manoscritti. Molto spesso, però, purtroppo, negli ultimi, diciamo, 5-6 anni, troverete sui siti di questi editori l'indicazione: non si ricevono più manoscritti. Perché? Per il discorso di prima, quello, quello che facevo all'inizio, cioè il fatto che siamo un paese sotto la media europea per quanto riguarda la gente che scrive, ma secondo me è assolutamente oltre la media europea per quantità di persone che una volta che hanno scritto qualcosa desiderano pubblicarla, quella cosa lì. E allora come fare? Nel momento in cui uno non può avere accesso ad un editore mandandogli, mandandogli il manoscritto, come fare? Bisogna riuscire ad arrivarci in altri modi. E gli altri modi sono ovviamente le scuole di scrittura, che prevedono molto spesso l'incontro con questi editori o con altri scrittori che eventualmente possono leggere quello che tu hai scritto e se trovano quello che tu hai scritto particolarmente illuminante, magari possono anche decidere no? di provare a presentarlo loro a qualche a qualcuno di questi editori oppure attraverso il circuito delle riviste, il circuito dei premi letterari, il circuito dei blog, che sono modi di far capire eh, a chi sta cercando nuovi autori che tu sei in grado di, di, di narrare qualcosa in modo dignitoso, che hai una lingua e che hai un immaginario che può in qualche modo magari essere interessante. Ok? Scuole di scrittura. Filippo ha fatto la scuola Holden, eh, come dire, noi oggi siamo qua anche in missione per la scuola Holden, dire, cioè, lo diciamo pubblicamente senza, senza nasconderci, eh, ci sono evidentemente moltissime esperienze di scuole di scrittura in giro per l'Italia, eh, a Roma ci sono i corsi che organizza Minimum Fax, eh, eccetera, 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 come dire, noi siamo torinesi, eh, abbiamo come dire, eh, attraversato nel nostro percorso l'esperienza della scuola Olden. In qualche modo, Filippo, in questo senso, a cosa serve e a cosa è servita la scuola? Allora, io se prendo una della pagina dei ringraziamenti del mio libro, mi rendo conto che... Tutte le 7-8 persone che ho ringraziato sono persone che fanno parte, che lavorano alla scuola Holden. Quindi io ci tengo intanto a, a precisare una cosa, che eh, il concetto di scuola può sembrare molto astratto e il, eh, la differenza secondo me la fanno sempre le persone. Cioè, la scuola è un posto in cui tu incontri delle persone e se incontri delle persone di valore, può essere che si inneschi un, eh, un, circolo, un circolo virtuoso. Eh, io fondamentalmente. Mh, parlerò della scuola Holden per quella che è la mia esperienza. Mi sono iscritto alla scuola Holden a 27 anni, quindi dopo eh, due cicli universitari alle mie spalle, avevo studiato al Dams, poi mi sono laureato in lettere eh, lavoravo a Milano in un'agenzia creativa, facevo diciamo, il copy. Mm, avevo abbandonato quindi tutto quello che era il mondo creativo, anche se i miei capi mi dicevano eh, anche nel mondo della pubblicità si raccontano le storie, ma a me Mancava invece tutta un'altra parte, non credevo a quella sorta di bufala e quindi ho lasciato il lavoro e ho deciso di investire due anni su, su di me, sulla mia persona. Avevo qualche soldo da parte, dall'altra parte sono stato aiutato dai miei genitori eh, e, in un certo senso, in un momento particolare della mia vita perché mio padre si stava davvero ammalando di Alzheimer e, quindi, in un certo senso, nella mia famiglia c'era questa quest idea che. Si pote mi si doveva concedere qualcosa no? perché c era, c era, eh, vuol dire, si stava innestando un percorso in cui eh, non so come dire i, i miei genitori mi hanno dato davvero questa possibilità importante no? eh, e quindi mi sono iscritto alla scuola Holden alla scuola Holden che cosa ho trovato? Alla scuola Olden ho trovato delle persone che eh, non insegnano, sono delle persone che fanno il lavoro, raccontano la propria esperienza e mettono a disposizione degli studenti il loro bagaglio. Ed è una cosa diversa eh, dal, dal, dalle lezioni frontali. No? Le, il concetto di laboratorio è molto importante all'interno della scuola perché mi ha permesso di calarmi in un ambiente in cui all'epoca... Eh, si, si entrava in 30 alla scuola Holden eh, di 30 persone che hanno la tua stessa passione e vogliono fare un percorso simile al tuo e quindi le, diciamo la cosa importante era più che altro il confronto con gli altri nel momento in cui diciamo si genera il confronto si riesce a capire meglio quali sono ehm, eh, eh, quali sono i percorsi, percorsi da seguire quindi eh, il concetto è questo allora Fare una scuola, secondo me, velocizza i tempi. Cioè, l'esperienza che tu da solo potresti fare in 10 anni, 15 anni, in una scuola con le persone giuste, con delle persone di valore, riesci a farlo in meno tempo. Vi spiego perché, cioè io prima di arrivare alla scuola Holden avevo fatto molte cose, molti corsi, corsi teatrali, corsi di scrittura, eh, corsi di cinema, corsi di regia, però il, la qualità dell'esperienza alla scuola Holden è stata diversa nel senso che per due anni veramente io mi sono immerso in un'altra realtà in cui ho incontrato i migliori professionisti del settore. Con questi professionisti poi... Eh, Diciamo, non hai la cioè non è che poi tu abbia la garanzia di ottenere un risultato, nel senso che davvero, cioè, io ho fatto la scuola Holden e uno dei miei maestri eh, era diciamo, direttore editoriale di, un, di una delle più grandi case editrici italiana, eh, italiane e io sono arrivato con il mio romanzo direttamente al suo ufficio, con il, suo, no, con il mio manoscritto, tieni, eccolo qua, ero già lì che pensavo in quale collana me lo pubblichi, no. Cioè, il romanzo è rimasto lì per altri due anni, ci ho lavorato ancora altri due anni e ho pubblicato poi con compagine. Quindi fai la scuola, ma hai i contatti, ma questo non significa, eh, non significa che il contatto ti garantisca. No, questo non... Io posso dire davvero molto sinceramente che. Ho scritto questo libro grazie a delle persone che ho incontrato, ma non, non era aver fatto la scuola che mi ha permesso di pubblicare il libro. Però stai due anni immerso eh, in questo ambiente, in cui incontri i migliori professionisti, che trasferiscono la loro esperienza, che eh, ti danno un'idea di quelle che sono le tecniche, eh, e fai in meno tempo tutto quello che eh, potresti fare... In, che, che, potresti fare in più anni. Quindi non, non so come dire, eh, io sono chiaramente di parte, cioè nel senso che a me la scuola ha dato veramente tanto, ma non soltanto per ciò che riguarda eh, la tecnica, la struttura di un racconto, perché stai in un ambiente in cui inizi a conoscere, in cui scopri, in cui eh, hai un contatto con le persone e tendenzialmente sono persone che a me hanno dato molto. Io prendo... prendo come dire? Ringrazio di cuore Paolo Lagossi per la setacciatura. C'è una persona che mi ha aiutato nell'editing del romanzo. Emiliano Poddi per il taglio e la piega. Eh, Emiliano Poddi è, è quella persona che mi ha ridotto del 50% questa storia, che quindi in un certo senso l'ha fatta venire fuori in modo diverso, mi ha aiutato a scolpirla. Eric Minetto per le indicazioni agli incroci. Cioè io ho fatto la scuola in due anni in cui avevo mio padre malato di Alzheimer, in cui non riusciva a dormire la notte perché mio padre alle 4 del mattino andava in bagno, urlava e, e quindi avevo bisogno di persone con cui parlare. Ho trovato tutto questo, Quindi, e, e non ho trovato l'editore, grazie alla scuola Holden, perché l'editore è arrivato da un'altra parte, però penso di essere cresciuto eh, nella consapevolezza ecco, di quello, nel ehm, fatto che eh, eh, diciamo, il mondo dell'editoria, eh, dell così come il mondo del cinema, sono delle industrie, sono industrie fatte da professionisti e che ad un certo punto tu, per, per entrare in questo tip tipo di mondo devi diventare a tua volta un professionista. Prima ancora che qualcuno te lo chieda. Perché a me di scrivere il libro non me l'ha chiesto nessuno, nessuno lo stava aspettando. Eh, però avevo metabolizzato, diciamo, eh, avevo, avevo colto l'humus. E quindi, mh, banalmente, eh, stai dentro la scuola, all'epoca, appunto, eravamo in trenta. Persone che leggono un autore, consigliano un altro autore, altre persone, insegnanti che ti aiutano a, a leggere: questa è una cosa importante perché prima leggevi con un certo tipo di consapevolezza, poi ci sono state delle persone, dei maestri che mi hanno insegnato a leggere in un altro modo. cominci a scrivere, fai leggere le tue cose ai tuoi compagni di classe, ad alcuni piacciono, ad altri no. Alcuni individuano i tuoi punti di forza, su quelli puoi lavorare. Eh, viene stimolata la curiosità, quindi. Mm, io posso dire che per me è stata un'esperienza determinante e cambia molto poi anche l'approccio che hai ecco, con la scuola, perché poi tu puoi stare due anni alla scuola Holden, magari andare una volta alla settimana a scuola, non scrivere, non scrivere niente, non fare le cose che ti vengono chieste, dipende come in tutto, poi in realtà come in tutte le cose ci va determinazione. Io mi ricordo che il primo giorno in cui sono entrato ho detto voglio uscire qui. Fra due anni che ho scritto un romanzo e ho scritto una sceneggiatura e farò di tutto per farcela più o meno, nel me ne, o nel male, sono arrivato a entrambe. Ecco a rapidissimamente a romanzo sceneggiatura, perché la scuola Holden non, non è soltanto una scuola: come dire, anzi, non è assolutamente una scuola che cerca di produrre scrittori, è una scuola di storytelling and performing arts Cosa vuol dire questo? allora ehm, non è una scuola di scrittura perché si insegna a narrare quindi a narrare secondo tutte quelle che sono le forme possibili della narrazione una volta il master fino all'anno scorso ehm, era composto da eh, due, due classi di 30 allievi ciascuno si facevano fondamentalmente due si, mh, si imparavano due grossi gesti quello della scrittura per il racconto romanzo e la narrazione cinematografica tutto quanto inserito in un contesto in cui c'erano una serie di altre attività Chiamate Cestelli, quindi dei workshop che erano le cose più varie possibili. Dal fare trekking in montagna al girare su un autobus la periferia urbana ad andare al macello a vedere come si sgozzano eh, le mucche. Eh, adesso la scuola Holden è ancora cambiata. Dall'anno scorso ha cambiato un po' forma, è mutata, è cresciuta. Eh, alla scuola Holden ci sono sei college adesso do, in cui i ragazzi per due anni imparano a, a fare una cosa con grande precisione, quindi i college sono sei, chiaramente rimane la scrittura uno, uno dei sei college, poi c'è la scrittura seriale, series, un college legato alla cross-medialità, al real world, quindi al giornalismo raccontato secondo tutte le possibilità del, eh, dell'audiovisivo. Eh, college di acting quindi in cui si insegna la, la recitazione e è cambiata molto e l'offerta è molto ampia però devo dire allo stesso modo entusiasmante perché eh, ogni college è composto sempre da 20 allievi circa in cui c'è eh, diciamo i ragazzi vengono seguiti proprio all'inizio e, e fin dall'inizio accompagnati eh, Fino alla fine di un percorso, quindi c'è una specificità che una volta forse, forse non c'era. Voi immaginate qual è il potenziale di una scuola così, in cui diciamo, a pieno regime circa 250-300 studenti che imparano questi sei tipi di gesti uniti in uno spazio molto bello come quello del, dell'ex caserma Cavalli, può ottenere. Ehm, ed è un potenziale che è ancora tutto da scoprire che anche per noi è in divenire cioè, dico noi, perché poi appunto eh, io e Raffaele siamo due dei tutor dei sei college, quindi anche per noi è stata una grossa scoperta, intanto un passaggio, cioè dall'essere allievi poi anni dopo, una serie di esperienze professionali eh, lavorare alla scuola come, come tutor, però scoprire questo grosso potenziale e vedere che ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di fare cose, che hanno voglia di mettersi in gioco, quindi ehm, Raffaele, agenzie, riviste, concorsi? Sì, sì, quindi un modo è scegliersi l'editore che fa al caso proprio, un modo sono eh, le scuole per imparare a fare come si fa, capire come si fa e un terzo modo ci sono delle, delle vie intermedie. Parlerò brevissimamente di che cosa significa fare o scegliere un concorso, che cosa significa pubblicare e quali conseguenze può avere pubblicare su una rivista. E eh, come è cambiato il ruolo dell'agenzia letteraria oggi? Eh, parto dai concorsi. Tutto questo nelle prossime 5 ore, quindi se, di, insomma, se, se, se avete, insomma mettetevi comodi, <ride> e spero abbiate dell'acqua. Vado no, in due indicazioni velocissime. Allora, se partiamo dai concorsi, se uno digita su google www.concorsiletterari.org.net c'è un sito che Riporta pagine sterminate di concorsi che giornalmente si accavallano l'uno su, sull'altro, quindi eh, effettivamente anche quello è un ginepraio. Ehm, fare i concorsi per me è, è stato fondamentale, è utile perché ci si mette alla prova, ci si confronta, e, e se uno non fa magari una scuola di scrittura, il modo migliore per confrontarsi, uno dei modi per confrontarsi, è quello di avere eh, una giuria che giudica il tuo, il tuo, la tua produzione, può essere un racconto, un romanzo, una sceneggiatura per me è una cosa importante, ma siccome anche questo è un ginepraio, bisogna saper scegliere. Come si valuta un concorso letterario? Come si può capire se è un concorso che valga la pena di fare oppure no, anche perché poi ci sono i costi di spedizione, francobollo, questo, quell'altro. Allora, il premio? No, cioè, qual è il montepremi? No. Eh, un buon concorso letterario si può valutare dalla giuria, dalla commissione che ti giudica. Eh, si va a vedere chi è, si, 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 si digita su Google, si va a vedere su Wikipedia, insomma, sapere che dall'altra parte ci sono persone che magari lavorano nel campo, fanno, lo tuo stesso, fanno di professione quello che tu vuoi fare, è un buon indice per capire che effettivamente il concorso ha una sua dignità e ti può portare da qualche parte. Eh, il concorso che mi ha portato poi... Col senno di poi, alla pubblicazione, eh, eh, aveva come montepremi tre libri regalati dalla casa editrice madrina che stava a decidere il festival. Eh, non, non un granché, però aveva una sua funzione che è anche poi quella di, di fare ricerca, di fare scouting, che era la cosa che diceva Fabio. Eh, L'altro modo è mh, pubblicare su rivista. Eh, la sera in cui io, eh, il concorso che ho fatto prevedeva un, una lettura pubblica, la sera in cui io ho fatto questa lettura eh, si è avvicinato un ragazzo eh, che mi ha chiesto di scrivere un racconto per la sua rivista. Eh, anche questo è un altro banco di prova, uno si mette lì, scrive ex novo qualcosa, quindi continua in questo gesto che come qualsiasi gesto umano ha bisogno di ripetizione per essere affinato. E, e già solo questo e, e potrebbe essere sufficiente, però in qualche modo è un confronto. Poi e per la prima volta un confronto non più con una giuria, non solo con una giuria che in questo caso è la redazione del giornale, ma con un pubblico esterno, perché magari in tre comprano quella rivista, ma eh, la, la rivista viene letta da qualcuno. E inoltre gli editori che fanno veramente scouting, eh, vanno a spulciare nuovi argomenti, vanno a spulciare. Granta, vanno a spulciare Linus, vanno a spulciare le riviste più importanti per vedere se eh, trovano qualcuno, qualcuno su cui poter investire. Mm? E la terza cosa è, appunto, come dicevo prima, l'agenzia letteraria. Una volta, avere un agente era una cosa. Ehm, una cosa completamente diversa da quella che, che è oggi, cioè solo i grandi magari avevano l'agente, solo quelli che non riuscivano più a districarsi nel mare di impegni eh, che avevano, eh, avevano un agente. Negli ultimi anni, proprio perché è cambiato il mercato editoriale, anche il ruolo dell'agente è cambiato. Cioè uno dei principali disagi delle case editrici è smistare l'enorme mole, l'enorme quantità di materiale che arriva, perché bisogna pagare dei lettori, eh, è sempre una difficoltà per le case editrici chiudere con un bilancio che sia in qualche modo attivo, quindi è, è proprio difficile eh, gestire l'enorme mole di, di, di manoscritti che stanno dietro all'enorme mole di persone che vogliono pubblicare il libro, come diceva Fabio. L'agenzia letteraria come ultimo lavoro fa questo, l'agenzia letteraria è interessata ad ascoltarti, a leggere e fa una scrematura, quindi fa un lavoro, è un'interlocutrice abbastanza diretta della casa editrice che fa Scouting, un'agenzia letteraria. Eh, anche qui, come per le case editrici, un'agenzia letteraria è un'agenzia letteraria se non ti chiede dei soldi. Gli agenti, come gli editori, investono su di te. Quando firmi il contratto con un'agenzia letteraria non paghi. L'agenzia letteraria percepirà dei soldi dal... Nel momento in cui tu firmi un contratto con una casa editrice, generalmente il contratto medio europeo è del 10%, ciò vuol dire che se io prendo 1000 euro, l'agenzia aspetterà 100 euro, se io ne prendo 100.000, l'agenzia ne spenderà 10.000. Questo è un altro elemento fondamentale. Ehm, per gli esordienti, oggi è un buon modo di. Gestirsi, di sapersi muovere, di, 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 di trovare un canale con cui muoversi. Quindi, insomma, velocissimamente devo chiudere perché così vi lascio lo spazio. Ma oltre a sapersi scegliere gli editori, che è importantissimo, oltre a imparare a fare uh, questo gesto che è quello della scrittura, concorsi letterari, scegliendo le giurie giuste, perché ce ne sono troppi, le riviste e cercare. Un agente letterario che ti aiuti a muoverti in questo mondo un po' in continua evoluzione, soprattutto adesso, che è quello dell'editoria. Ottimo, io direi che insomma una panoramica, spero che siamo riusciti, che siamo tutti quanti riusciti a fornirvela. Ora abbiamo ancora una mezz'oretta, direi, Beh, un po' di meno, 20, 20 minuti. Ecco, come dire, so... Scusate, guarda, ci cioè dico una cosa pubblica, perché allora, cioè, so che molti di voi magari hanno biglietti per altri incontri, per cui magari vorranno adesso, infatti vedo già qualcuno che si allontana, dicendo, ok, adesso devo andare a sentire qualcun altro. Quindi, secondo me, voglio dire, chi ha altri incontri, voglio dire, e vuole andare, si, si senta libero, ovviamente, di raggiungere tutti gli altri... Gli altri e, si fermi qui chi, invece, ha voglia di... di di ascoltare ancora le, le, le domande e soprattutto chi ha voglia di farne domande c'è un microfono da far girare eventualmente certamente quindi mani alzate se ci sono qua abbiamo già delle mani sì buongiorno lei prima, oh, ho sentito insomma, più o meno dagli interventi che sono stati fatti da voi il fatto di come in Italia si legga poco rispetto a quella che è la media europea, se non la media mondiale. Lei ritiene che il prezzo dei libri proposto dalle case editoriali o dalle riviste dove vengono pubblicati questi, questi racconti sia equo? Allora, una domanda molto interessante. Ehm... Allora, per quanto riguarda le riviste, lascio, lascio rispondere a Raffaele. Io, sinceramente, non saprei cosa rispondere nel senso che non sono un grande esperto. Lo, lo, lo ammetto, non le compro, quindi, <ride> quindi no, non, non, non saprei risponderle. E, ehm... Per quanto riguarda il prezzo del libro, ma guardi, non lo so, qui c'è. apriamo una una, una detriba immensa. Io credo che in certi casi il prezzo del libro sia leggermente eccessivo. Io penso che si debba, come dire, abbassare un po' uh, il prezzo del libro, ma leggermente, nel senso che eh, facciamo un esempio con il cinema, ok? Eh, è l'esempio che faccio sempre io quando parlo di questo argomento qua. Allora, uno va al cinema, spende in media 8-10 euro, dipende, no? se va a vedere insomma, un film 3D con gli occhialetti, eccetera, eccetera, e passa due ore di tempo in media, no? quindi come dire 8-10 euro per due ore di tempo. Un libro che ne costa magari 13, 14, 15, per non parlare di quelli che invece ne costano magari. Proprio 8-10 che sono come dire quelli in economica, intascabile, come dire, cioè la maggior parte dei grandi libri della storia ti permettono di trascorrere in compagnia di un libro quante ore? 4, 7, 10, una settimana, no? Perché poi c'è fra l'altro c'è nel momento in cui tu leggi un libro, magari un libro come dire a, a leggerlo di fila impieghi 6 ore, no? Un libro di circa. Due, 200 pagine a leggerlo ad alta voce uno impiega circa, circa 6 ore, però magari, come dire, te lo porti dietro per 4-5 giorni no? e abita il tuo immaginario, abita la tua testa. Allora mi, mi chiedo, come dire, perché riteniamo, come dire, normale spendere 8-10 euro per, spe per passare due ore di narrazione, no? per due ore di. Di narrazione cinematografica, quando 8-10 euro per 2-3-4 giorni di, di, di narrazione scritta ci sembrano cari? Eh, boh, non lo so. Eh, allora, quindi sono d'accordo, sono, sono d'accordo che. Quando un libro arriva a costare 17-20 euro, ok? Sono prezzi, secondo me, assolutamente eccessivi. Soprattutto poi dipende. Poi, cioè, ovviamente vuol dire il cardellino di, di, di Donatarte può anche costare di più, visto che sono 4723 pagine no? e pesa un chilo e mezzo. Dire, mentre ci sono libri, giustamente, come dire, più sottili, che invece cioè, dovrebbero essere venduti a meno. Però, però il tempo che uno passa. No? Con un libro è proprio tanto. E poi ti resta l'oggetto, tra l'altro, l'altro, perché uno va al cinema e no? tutto scompare sullo schermo. Invece tu ti porti a casa un oggetto fisico. Ma ah, insomma, mm. poi forse sì, era eh. una domanda per cercare di come dire. Abbreviare la filiera uso un termine che si usa, cioè, nel senso, trare certo. delle soluzioni per avere quindi prezzi più equi, come dire, saltando determinati passaggi. Vabbè, ah questo scu scusami, resto sul, sul discorso un secondo, eh, sono perfettamente d'accordo. Infatti, ci sono editori come Sur, ad esempio, che è un editore me, straordinario, che sta faticando ovviamente moltissimo come tutti questi editori, che pubblica soprattutto letteratura. Eh, letteratura sudamericana che sta cercando di bypassare la distribuzione, quindi sta cercando di arrivare direttamente al libraio proprio attraverso questo meccanismo. Per cui, ecco, però, vuol dire, in assoluto, a me viene da dire che se io ti vendo a 10 euro intascabile, non so, la trilogia della città di K di Agotha Christoph, secondo me, no, come dire. Sia un gran prezzo, <ride> ecco, voglio dire, per 10 euro sono ottimamente spesi. Ecco, diciamo così, diciamo così. Sì, lei faceva già una domanda che, in un certo senso, è decisamente avanzata, e, e qui vorrei spezzare una lancia nei confronti del mondo dell'editoria. Cioè, pubblicare un libro eh, significa che il costo del libro deve comprendere eh, la produzione del libro, la piccola percentuale che spetta all'autore tutte le maestranze che ci sono per arrivare all'oggetto del libro. Una grossa percentuale, che se non vado errato, e forse qui sta il problema, è il 40% che l'editore deve dare al distributore. E poi ci deve essere eh, la parte dell'editore che devi impiegare per le bollette della luce, per, insomma, per tutto quello, e, e avere anche un, un ricavo, perché poi non si fa nulla per, per la patria. Eh, effettivamente è, è, un, è un giro troppo complesso però eh, purtroppo questo è lo, è lo stato attuale quindi sì è un costo eccessivo no non è un costo eccessivo cioè siamo veramente un, è un, è un problema molto difficile e sì, complesso da, da, dipan da dipanare so. le riviste scusami no, le riviste io, cioè, le, le conosco qualcuna la compro ma non so, non so invece non so se la domanda poi Verteva anche sulle riviste. Comunque, certo. mh, non, le riviste costano care, effettivamente, non so: 9 argomenti costa come un libro, ma in, in tutto e per tutto un libro, quindi richiedono del lavoro. Perché... Mentre fra l'altro, buona parte delle riviste che poi pubblicano anche racconti eh, ormai hanno assunto la forma del blog, quindi poi sono come dire ricavabili in rete. No? Dunque, la mia. Prima di tutto un'obiezione e poi una domanda. L'obiezione è che eh, i, gli editori non pubblicano se non è un bel libro. Beh, eh, su certi nomi noti che pubblicano dei libri illeggibili, non faccio nomi, ma mh, ci sono, ci sono i famosi eh, divi della tv di, de, che, che scrivono tutti, ma vengono regolarmente pubblicati, distribuiti, eh, pubblicizzati e purtroppo comprati. Quindi mh, gli amici ci sono. La seconda cosa è eh, eh, abbiate pazienza, non faccio nomi, eh, ma eh, quando me ne regalano uno mi viene la febbre. Eh, La seconda cosa è un'obiezione. Dunque, ci sono eh, scrittori che hanno vinto premi Nobel scrivendo solo racconti. Ci sono libri di racconti americani, penso per esempio a 10 dicembre, che vengono pubblicati regolarmente dall'America, tradotti dal, per gli italiani. Perché i nostri editori si rifiutano categoricamente? di pubblicare raccolte di racconti, quando ci sono dei bellissimi racconti per, uh, per i concorsi, ci sono dei bellissimi racconti sulle riviste, ci sono dei grandi scrittori di racconti. Perché bisogna essere per forza Italo Calvino per pubblicare i racconti o altri scrittori che prima diventano famosi e poi dopo possono pubblicare i racconti, che fra l'altro hanno scritto prima dei romanzi? Perché? Io volevo raccontare una storia che ha a che fare con entrambi gli argomenti. Ehm, una volta Paolo Repetti, che è il direttore editoriale di Einaudi Stile Libero, ehm, e appunto lavoravo per un festival molto simile a quello di Sardegna, ci propose uno scrittore eh, che si chiama Giorgio Falco, un bravissimo scrittore. Tra l'altro, adesso eh, è, è uscito qualche tempo fa Le, Le Gemelle H, un altro bellissimo libro. Ehm, e lui ci disse, eh beh, eh sì, non lo conosce nessuno, ha scritto un libro di racconti, ma è meraviglioso. Allora, eh, un'altra cosa che disse Repeti è che per pubblicare, e eh, lo sappiamo, cioè io prima quando ho usato il termine eh, amico lo usavo da un altro lato della carreggiata, e... Ehm, e comunque volevo apposta essere equivoco però mh, sì ha ragione lei cioè, esistono dei libri pubblicati perché, perché fanno numero perché san si, chi pubblica cioè si sa nel momento in cui si pubblica il libro che, che ci sarà un pubblico e quindi ci sarà un introito ma sempre ripeti disse una volta che senza questi libri che comunque hanno il loro pubblico e che comunque vediamola dal lato giusto della vita fanno comprare qualche libro e magari poi si legge quello ma magari poi si legge anche qualcos'altro è difficile il passaggio ma noi ci speriamo siamo del, degli ottimisti e degli ingenui ehm, senza quei libri senza la vendita di quei libri non ci sarebbe la possibilità per le case editrici invece di pubblicare Giorgio Falco e purtroppo è così cioè un libro di questo tipo del tipo che diceva lei permette la pubblicazione di altri libri Giorgio Falco pubblicò Quel libro che, di cui parlavo sopra, L'Ubicazione del Bene, eh, che era un libro di racconti, e eh, sempre ripeti: se io nella quarta di copertina ho dovuto camuffare questa cosa dei racconti. Cioè, il libro andava pubblicato perché era meraviglioso. Ma in Italia i racconti non li legge nessuno. Non è vero. No, 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 no. È più comodo leggere un <ride> racconto eh, eh, col, è... con quello che si ha da fare che è un romanzo che ha la necessità di un certo tempo, sempre dedicato al romanzo. Se io lascio un romanzo per 4-5 giorni, dopo lo riprendo male. Un racconto no, lo leggo Beh, oggi, poi lo riprendo. Per motivi, fra... per motivi leggermente diversi, ma tifo anch'io per il racconto. Queste sono le parole che disse Repetti. E quindi evidentemente un problema del eh, mondo editoriale legato al racconto c'è. Ehm, questo solo per far capire, per raccontare la, la storiella di, di Giorgio Falco che scrive racconti, ma per scriverlo deve avere magari Fabrizio Frizzi primo nome che dico a caso, che scrive questo libro insomma, purtroppo quando si devono fare conti con eh, i bilanci e con un mercato queste sono, eh, io racconto la storia ma senza ambasciatore non porta pena, la racconto così come è stata no? però eh, insomma, toccava entrambe le, le domande che, che lei ha, ha fatto quindi mi veniva bene di raccontarle sì, come dire, intanto c'è una mano alzata, quindi poi possiamo spostare il microfono laggiù. Eh, semplicemente, come dire, signora, lei ha perfettamente ragione. Purtroppo, come dire, eh, tutti gli appassionati di racconti qua, come dire, la stanno eh, virtualmente abbracciando e baciando e quindi siamo, siamo con lei. Però, purtroppo, esattamente come raccontava Raffaele, se voi avete scritto un buon libro di... Di racconti o se avete pubblicato un racconto su una rivista, la possibilità che l'editore vi dica torna quando avrai un romanzo è altissima, altissima. Purtroppo, questo accade ed è purtroppo vero che i racconti non, non si vendono banalmente e. No, guarda, cioè, è un fatto statistico nel senso che cioè, non si vendono nel senso che cioè, non è, un, è un discorso cioè, sono d'accordo o non sono d'accordo cioè, oggettivamente non si vendono quindi, e questo però è un problema nel senso che ovviamente ci perdiamo una fetta straordinaria di, di letteratura una fetta straordinaria oltre a quell'aspetto della comodità che le diceva che sono, mi trovo perfettamente d'accordo buongiorno No. No. <ride> ecco, ah, ecco, okay, eh, Nell'elencazione che faceva delle case editrici, nell'elenco, eh, eh, nell mancava completamente l'ebook. Allora, l'ebook si pone in una di queste eh, tre fasce, oppure è una cosa diversa, ma che le, le case editrici propongono spesso, per esperienza non direttamente proporzionale, ma di persone che conosco, che si sono rivolte per pubblicare eh, la casa editrice ha, ha proposto eh, sì una pubblicazione ma eh, tramite l'ebook cosa che non amo assolutamente ma che esiste e che ne va tenuto conto ma io ritorno al discorso che, che facevo prima cioè che un libro non esiste se è pubblicato ma se è promosso e è distribuito conosciuto visto gira viene ok quindi in realtà in questo senso l'ebook e l'autopubblicazione non sfugge a questa regola, ok? Devo dire, è nel momento in cui uno si autopubblica o l'editore dice ok, io ti pubblico soltanto in formato elettronico, ok, fantastico. Può non piacerci, perché, ovviamente, come dire, salta il libraio, che è come dire, un'istituzione un che a me personalmente piacerebbe salvaguardare. Ok, eh, può non piacere ai nostalgici cui piace la carta. Tutto insomma, mille, mille cose. Però poi in realtà nella meccanica della vicenda non cambia molto. Ok. Chi lo compra? Lo compra chi sa che quel libro esiste. Il vero problema è far sapere alle persone che un libro esiste. È che è un libro di qualità. Quindi, in qualche modo, il vero problema nostro è chi ci dice che un libro esiste? Quella persona è, dal mio punto di vista, il libraio. Soprattutto il libraio, il piccolo libraio, no? oserei dire il libraio indipendente, fra l'altro, ma. Diciamo, come dire, ci sono anche come dire, piccole lib librerie in franchising che hanno dentro dei librai buoni. Ok, io penso, non so, a Savona c'è una piccola Ubik no? dove io vado spesso a fare presentazioni con un libraio si chiama Stefano. Se non sbaglio, molto in gamba, ad esempio. Ok, per cui, per cui è, non, è, non, è, non è solo un discorso di librerie indipendenti, è un discorso di librerie piccole magari. Con dei librai in gamba che conoscono i libri e allora tu che sei un lettore vai in quella libreria e dici: Guarda, io vorrei leggere un bel libro. Eh? A me piace questo, questo, questo e questo, cosa mi consigli? E magari lui ti fa scoprire delle robe che tu mai avresti immaginato. In rete, è tutto questo chi lo fa? Amazon, quando ti dà no, le tue. Come dire. Ti fa vedere, come dire, col suo algoritmo ti consiglia dei libri, ok? A me Amazon co consiglia i, i miei libri, figuriamoci, voglio dire, quindi c'è, è un algoritmo che non funziona perfettamente. E... e, e, mh, e mh, e li compro ovviamente, perché devo, fa devo salire sulla in classifica su Amazon. E, e, quindi ecco, come dire, io, io le rispondo in questo modo, spero che sia sufficiente. Come dire, a me non interessa molto il discorso, eh? ma il vero problema, cioè qualcuno che ci dica quali sono i bei libri che vengono pubblicati, questo è l'enorme problema. Volevo poi aggiungere una cosa, io. io premetto che non penso che l'ebook in sé sia il male perché è comunque semplicemente una possibilità tecnologica, però è vero quello che diceva Fabio, mi ricollego poi alla domanda fatta alla signora, se una persona va in libreria e trova il mio libro e di fianco trova quello di Fabio Volo... Eh, Sicuramente il 90% delle persone, l'80%. Adesso chiaramente, come dire, qui c'è anche una minoranza, c'è cioè un pubblico di interessati, c'è un pubblico che legge molto, però non dimentichiamoci appunto che siamo il paese che legge di meno in Europa e quindi è molto facile che tra il mio libro e quello di Fabio Volo una persona compri il libro di Fabio Volo. Eh, se però c'è un libraio invece che ti fa capire eh, qual è il valore magari di un libro di un autore sconosciuto, magari la persona si incuriosisce e lo legge. Eh, dico questo perché per esempio Compagine appunto ha saltato eh, all'interno della filiera il passaggio del distributore proprio perché si appoggia a librerie che eh, conoscono i libri pubblicati da Compagine e quindi a librai che possono consigliarli, altrimenti comunque, il mio libro, se arriva in una libreria di Trento piuttosto che in una libreria di Enna, eh, si perde, non lo legge nessuno. Eh. Co così come si perderebbe se fosse da solo nel mare magnum di, di amazon per questo eh, è importante avere qualcuno di fiducia che aiuti a fare selezione che dia consigli perché per me in adolescenza è stato così il libraio vicino casa mia era quello che mi consigliava alcune letture avere delle persone fidate con le quali poi si, può avere, eh, si possa avere anche un confronto sempre questo libraio eh, co con il quale continuo a vedermi perché abito ancora vicino insomma dove, dove sono cresciuto ehm, mi ha fatto vedere un giorno qual è le Elenco settimanale dei libri che gli sono arrivati dai distributori, era un elenco di più di 500 titoli e lui mi dice: Ma quanti libri posso tenere io in libreria? Ce ne sono 500 solo questa settimana. Io posso prenderne 5. Molti di questi 500 non li conosco, come, come fai? Su cosa mi baso? Allora, ed è una persona che legge molto, posso prenderne 5 la settimana? Altrimenti, poi io devo riempire magazzini che non ho, perché una libreria è una libreria, non può avere magazzini da 800 metri quadrati, oppure questi libri poi andranno un giorno al macero, Quindi, prende. 3, 4 copie a settimana, arriva, uh, arrivano i lettori, una volta che queste 3-4 copie finiscono, la settimana dopo ne ordina altre, però sono numeri molto limitati, quindi secondo me è importante proprio, eh, cioè il passaggio in libreria è veramente una cosa fondamentale proprio per la qualità, cioè avere persone che consigliano significa aumentare il livello della qualità, altrimenti tra me e Fabio Volo, ma vince, vincerà sempre, sempre, sempre Fabio Volo. Salve, la prima cosa che volevo mh, chiedere è una curiosità a proposito della presentazione che Filippo ha fatto in, sul cartaceo del Festival della Mente, sul programma dove ha scritto che lui è nato Mino da parto cesareo e avverto sia un po' di ironia che provocazione quindi mi devi spiegare cosa, perché ce l'hai voluto scrivere e se lo scrivi anche nella presentazione dei tuoi libri. Secondo, ha um, illustrato abbastanza bene, direi, la, la cosa si fa nella scuola Holden. Io me ne ero interessata per uno dei miei figli. Secondo me um, vale la pena anche che voi illustriate ehm, quello che si fa nella scuola Holden per quanto riguarda eh, l'approccio al linguaggio multimediale. Ieri c'è stato un, un bellissimo intervento anche su, sui creativi dei videogiochi. No? Io ho letto che nella scuola Holden si, si diventa anche... Ehm, storyteller per i videogiochi o, ed o editore di videogiochi. Un'altra cosa, avete detto, tutti e due vedo che avete avuto una formazione umanistica universitaria. e Filippo, tu hai detto che la scuola è comunque un acceleratore. Siccome io penso ai giovani, all'ingresso dei giovani nel lavoro, vi chiedo molto sinteticamente una, una laurea in lettere o in, in una disciplina umanistica per voi è indispensabile è auspicabile indifferente nell'approccio alla scuola Holden grazie ok rispondo io eh, intanto per quello che riguarda la domanda biografica eh, ho, ho scritto 8 e di parto cesareo. ma Semplicemente perché, quando ti chiedono di scrivere una, biogra una, una, una biografia, il, il, il momento della nascita mi sembra un momento eh, importante. E quindi, eh, siccome sono nato di otto mesi e eh, di parto cesareo, credo che mia madre avesse un, un po' sofferto la, la mia nascita, stava, eh, ci stava lasciando le penne, eh, e, e, e quindi non so come dire, eh, la venuta al mondo nel, nel, nella mia biografia. Mi, mi sembra importante poi voglio dire fino appunto ai tre anni noi ci ricordiamo poco di quello de... non abbiamo ricordi ci ricordiamo nulla però chissà quale tipo di esperienza deve essere stata la nascita quindi insomma io un po in fondo penso che il modo in cui veniamo al mondo è anche un po' il modo in cui eh, ci relazioniamo poi alla vita che viene quindi per questo lo metto e continuerò a metterlo insomma perché effettivamente è proprio il primo passo nel mondo e allora mi sembra giusto che sia il primo passo anche della biografia Solo per questo, queste sono le, le ragioni. Oddio, poi c'erano due domande legate alla scuola Holden. Io prima ho fatto brevemente eh, una panoramica di quella che è l'attività della scuola per quanto riguarda il, il master, no? Quel, il biennio in storytelling and performing arts. Eh, intanto ho preciso che c'è anche un'altra parte della scuola Holden eh, che si occupa di formazione per mh, persone che già, eh, che già lavorano, come troverete Fondamenta, si chiama mh, come, avete trovato sulle, come potete leggere sulle brochure. Per quanto riguarda invece eh, la, il tipo di formazione, la domanda a cui faceva riferimento, cioè il fatto che la scuola Holden sia in grado di eh, costruire, eh, di formare persone, in grado poi di lavorare nell'ambito multimediale, quindi anche nella scrittura di storie per videogiochi, dicevo, alla scuola Holden ci sono sei college e in particolare in uno di questi, il college eh, cross-media, eh, i ragazzi lavorano su due anni. Ehm, sulla narrazione declinata su tutte le forme dell'audiovisivo e del multimediale. Eh, ogni college ha un maestro che è un professionista, è un grande esperto di quel settore, e mh, nel percorso del biennio, oltre al maestro, incontrano i migliori professionisti di quel segmento, no? di, di, quella, di quella parte di creatività legata a quello specifico settore del, del mercato. Quindi sì, eh, effettivamente c'è proprio un college che quest'anno aveva, credo, 18, 18 ragazzi selezionati per quel college in cui i ragazzi imparano a narrare su tutte le piattaforme multimediali e quindi, diciamo, avranno basi di... di la scuola Olden ma è mai sempre stata così. Comunque, si, si, in, alla scuola Olden si insegna tutto ciò che riguarda la narrazione. La differenza della nuova scuola è che per due anni si intraprende un percorso specifico. E quindi i ragazzi che eh, entrano nel college di cross media imparano proprio a fare il gesto nell'arlare declinato su tutte le forme del multimediale. Rispondo velocissimamente per la laurea: l'università è un pachiderma? Sì. L'università è il posto dei baroni? Sì. Io però in cuor mio non mi sento di dire che aver, essermi laureato in lettere sia qualcosa che non rifarei assolutamente, cioè fare un'università per l'essere umano secondo me uh, dà qualcosa, in me ha creato un metodo uh, utile poi nella vita quotidiana, quindi per la persona vale, per la scuola Holden vale sì, secondo me chi arriva... Con una laurea triennale specialistica, umanistica, alla scuola Holden ha una marcia in più. L'università serve per il mondo del lavoro? Forse no, però comunque vince 2 a 1.